Dicono che il movente era la gelosia di Alberto Stasi. Peccato che però non viene ritrovata una sola intercettazione, una sola chattata tra lui e Chiara in cui ci siano segni di gelosia da parte di lui, o ci siano segni da parte di lei che possano indurre a pensare a un eventuale tradimento o un'eventuale gelosia. Quindi rimane un delitto senza movente di nessun tipo. Non parliamo poi, lì diventa più complicato, nei delitti delle bestie di Satana o del mostro di Firenze, siccome erano più persone che uccidevano, quindi lì diventa un po' complesso vedere quello che hanno detto sui moventi. Di moventi ne hanno tirati fuori 5-6 perché non si riesce a trovare in realtà il movente. Ma l'altra caratteristica comune a tutti questi delitti, che è la caratteristica in assoluto più eclatante poi, è che queste persone in tutti questi delitti uccidono una o più persone, fino a quattro morti più uno che si salva per miracolo a Erba, all'arma bianca e non lasciano una sola traccia di sangue al di fuori della stanza del delitto. Non lasciano una sola traccia di sangue sui vestiti, sulle scarpe, nel loro appartamento, niente, niente di niente. I coniugi di Erba non solo non lasciano nessuna traccia, ma addirittura vanno a lavare gli abiti inzuppati di sangue in lavatrice e neanche i rissi riescono più a trovare tracce di sangue. Che chiunque di voi abbia fatto mai un bucato e si sia mai trovato con una camicia o un lenzuolo con un po' di macchie di sangue, vede che il sangue non va via con una sola lavata. In alcuni casi io alcune camicie le ho dovute buttare per essermi tagliato facendomi la barba. Forse non sarò tanto bravo, però insomma, certo non sono una lavandaia provetta, insomma, però comunque con un solo lavaggio o più lavaggi non vanno via. E invece loro sono talmente bravi che hanno lavato tutti gli abiti e non hanno lasciato neanche una traccia rilevabile neanche ai RIS. Questi sono i coniugi di Erba. A Franzoni è uguale, perché arrivano i soccorsi, la trovano completamente pulita, non gli trovano addosso una sola goccia di sangue e non c'è una sola goccia di sangue al di fuori della stanza del delitto. Cosa impossibile, perché l'assassino, quando c'è un delitto all'arma bianca, si imbratta di sangue dalla testa ai piedi. Quindi dopo deve farsi una doccia molto accurata, una doccia che quindi comprenda il lavaggio dei capelli in modo molto accurato, il lavaggio all'interno delle orecchie, sulle unghie perché rimangono delle incrostazioni di sangue, eccetera, e poi deve cambiarsi con un cambio d'abiti pulito. E il cambio d'abiti usato per uccidere lo deve in qualche modo far sparire o lavare talmente bene che non rimane nessuna traccia. Nel caso della Franzoni, come sapete, un po' di sangue rimane nel pigiama che dice che era indossato dall'assassino. Ammesso e non concesso, in realtà non ce l'aveva certamente l'assassino, ma ammesso che ce l'avesse l'assassino, si sarebbe sporcato di sangue il pigiama, ma si sarebbe sporcata di sangue la testa dell'assassino, i capelli dell'assassino, le mani, le unghie, cosa che invece a Cogne non c'è. Nei delitti delle bestie di Satana succede la stessa cosa. Ci raccontano che questi ragazzi che hanno ucciso questi altri ragazzi, perché stiamo parlando di una serie di omicidi avvenuti a cavallo tra gli anni 80, tra gli anni 90 e il 2000, anche questi per anni fanno perdere le loro tracce, poi alla fine confessano, anche questi senza confessioni non avrebbe beccati mai nessuno. Uno dei ragazzi in un bosco, li buttano dentro una buca, in un bosco di notte a gennaio con la pioggia, quindi l'assassino presumibilmente sporco di sangue, di terra, di tutto. Risalgono in macchina come se niente fosse, senza farsi doccia e nulla, tornano a casa dai genitori e i genitori non si accorgono di niente, non lasciano traccia di sangue. Un'altra caratteristica comune a tutti questi delitti è che si tratta sempre di serial killer geniali, bravissimi, che non lasciano nessuna traccia. Poi in quel giorno scopre il colpevole, si scopre sempre perché il colpevole parla, cioè confessa, altrimenti non lo beccherebbero mai, ed è sempre un deficiente. Cioè, allora, prima ci hanno detto per esempio che il mostro di Firenze
era un serial killer bravissimo, che conosceva benissimo le zone, velocissimo, perché poi hanno fatto le perizie balistiche, un alto 1,90, con abilità nelle armi, un'abilità nel fare scissioni di pubi, di seni, eccetera. Insomma, un genio, e poi alla fine Pacciani, che peraltro ha pure 1,60 m anziché quel 1,90 m che avevano detto le perizie. Grazie alle bestie di Satana, otto ragazzi, di cui alcuni talmente cerebrolesi che finiranno in manicomio criminale. Quelli che non finiscono in manicomio criminale sono persone che non, quasi non parlano neanche l'italiano, dei dementi assoluti, strafatti di droga e di alcol. I coniugi di Erba, l'avete visti tutti, che geni del crimine, no? Che sguardo acuto, che faccia da killer, no? Tutte e due. E i pentiti del mostro di Firenze, a parte Pacciani, abbiamo visto appunto chi era, ma come vengono scoperti? Perché Lotti, uno del gruppo dei cosiddetti compagni di merende, parla e confessa, altrimenti non l'avrebbero mai incastrati pure questi qua. A questo punto poi la mia scena, la mia analisi si è trasferita anche sul piano internazionale a un certo punto, perché ho detto, ma non è che sarà l'Italia l'unica depositaria di queste genialità giudiziarie, quindi sicuramente anche all'estero faranno le stesse cose. Infatti ci sono le stesse tipologie di delitti, le stesse tipologie di assassini, le stesse modalità operative. Ho analizzato attentamente almeno due casi giudiziari di serial killer americani, stessa modalità. Il serial killer non sarebbe stato preso se non era per la confessione nel caso di Damien Nichols, accusato e condannato a morte per l'omicidio di tre bambini, per la confessione di un 17enne drogato e alcolizzato che viveva ai margini della società in un campo roulotte, viveva di elemosina sostanzialmente. Nel caso invece più grave, il caso Manson, un caso di un plurimo omicidio avvenuto a Los Angeles alla fine degli anni 60, ancora una volta il colpevole viene individuato solo ed esclusivamente perché confessano delle persone. E come, qual è la tipologia delle persone che confessano? Drogati, tossicodipendenti, quindi alcolizzati, che fanno delle dichiarazioni assolutamente improbabili. Voi pensate che nel caso Manson, la principale testimone, Linda Casabian, dirà che l'ordine di uccidere e di commettere il delitto di Cielo Drive gli è stato dato da Manson mentalmente. Allora il pubblico ministero dice, ma mentalmente? Cioè nel senso che gli ha inviato l'ordine mentale? Beh, non era proprio un ordine, era un consiglio. Però ai consigli di Charles Manson non si poteva resistere. E perché, scusi, non si poteva resistere? Perché Charlie era amore. Questa è la testimonianza di Linda Casa, e in base a questa testimonianza viene condannata a morte Charles Manson per sette omicidi. Non solo, ma nel frattempo, cioè, anche la scena del delitto, nessuno si accorge che nel caso Manson, che adesso lo cito per chi, cioè lo spiego meglio per chi non ne sa nulla. Nel 1969 in America, a Los Angeles, vengono uccise sette persone. Il delitto è un delitto che sconvolge l'America e tuttora sconvolge gli studiosi di crimini seriali. Perché? Perché vengono barbaramente uccise queste sette persone in modi innominabili. Ma una delle vittime, del caso che fa più scalpore, è la moglie del regista Roman Polanski, tuttora vivente, si chiama Sharon Tate, che era incinta, quindi viene massacrata col bambino incinta dentro la pancia all'ottavo mese. Ora viene accusato Charles Manson e nessuno si accorge, badate, nessuno degli investigatori, ma nessuno anche dei giornalisti successivi, nessuno di tutti questi soloni, di questi esperti che scrivono libri sui serial killer, si è mai accorto di una particolarità di questo delitto, cioè che la vittima, una delle vittime, si chiamava Rosemary LaBianca e ha lo stesso nome del film che casualmente Roman Polanski sta pubblicizzando in Europa, perché Roman Polanski era sempre
dalla sua villa in quei giorni, e dove era? Era in Europa a pubblicizzare che il suo film dell'orrore Rosemary's Baby. Uccidono una donna che si chiama Rosemary la Bianca e nessuno fa il collegamento. Non solo, ma la donna Sharon Tate viene trovata uccisa e legata insieme al suo amante Anthony Sebring. Quindi, se viene trovata legata insieme al suo amante, vuol dire che chi l'ha uccisi forse sapeva che c'era un legame tra i due, quindi forse non era l'assassino di alcuni dati che hanno colpito a caso tanto perché si erano impazziti, come poi ci hanno raccontato. Era un omicidio commissionato da qualcuno che forse ce l'aveva anche un po' con Sharon Tate, per il fatto che lo tradi che tradiva l'altro quando questo se ne andava, e quest'altro era il regista Roman Polanski. Ma nessuno lo sospetta neanche, né nessuno si insospettisce quando Roman Polanski torna a Cielo Drive e si fa riprendere da Time, mi pare, dal settimanale Time, se non mi ricordo male, in un'esclusiva fotografica per cui viene pagato un sacco di soldi per comparire sorridente di fronte alla scena del delitto con tutto il sangue ancora dietro, e lui che sorride tranquillo come se stesse davanti a un set cinematografico. Effettivamente, forse per lui era un set cinematografico quello, in qualche modo. Ecco, tutte queste cose non ci vengono dette. Anche perché non ci vengono dette? Perché dietro a questi delitti ci sono persone in qualche modo innominabili. Ad esempio, una delle mie più grosse sfide in tutti questi anni è stato quello, a un certo punto, resomi conto che l'assassino nei delitti del mostro di Firenze era un gruppo di persone altolocate, c'erano medici, ambasciatori, c'era il farmacista di San Casciano, Francesco Calamandrei, e c'era anche il pubblico ministero che faceva le indagini, Piero Luigi Vigna. Cioè, lui se la cantava e se la suonava da solo, quindi indagava sui delitti che lui commetteva, andava, ammazzava insieme ai suoi amici. Tra i suoi amici c'era Mario Spezzi, il giornalista di Panorama, che poi, cioè attualmente è giornalista di Panorama, all'epoca era giornalista della Nazione, e faceva i pezzi, ha curato per decenni la cronaca nera della Nazione. Infatti, quando arrivavano i poliziotti, lo trovavano già lì. Dicevano: "Scusi, ma lei che c'è qua?" E dice: "Ho avuto una soffiata al giornale." Nessuno si preoccupava di dire: "Vabbè, ma allora se ha avuto la soffiata, la prossima volta mettiamo sotto controllo il giornale." Anche perché i primi che arrivavano tanto erano Vigna, quindi non metteva sotto controllo il collega. E i poliziotti che ne sapevano, alla fine la magistratura che dispone, quindi tutte queste stranezze non venivano rilevate. Ecco, allora in questa mia c'era il raccontare questo. Ovviamente, per raccontarlo, non solo devo trovare delle costanti, non solo devo trovare degli argomenti validi, e poi nei casi più gravi, come il caso per esempio del pubblico ministero Pierluigi Vigna, devo anche trovare degli agganci molto forti. Ma quali agganci? Non devo trovare documenti riservati che poi mi tengo per me. Devo trovare una serie di elementi che io devo esporre poi al giudizio di chi legge l'articolo. E quindi, per esempio, uno degli articoli più sofferti per me di tutta questa trilogia è appunto quello in cui individuo Pierluigi Vigna come l'autore dei delitti del mostro di Firenze, dopo che ho tirato fuori una serie di elementi, quali? Allora, anzitutto, uno dei delitti avviene a 500 metri dalla casa di campagna del giudice, del DPM. Ora, è un po' strano, no? Che questo serial killer, vabbè che abbiamo detto che è furbissimo, intelligentissimo e tutto quanto, cioè era Pacciani appunto. Questo Pacciani, talmente furbo e intelligente, colpisce davanti quindi alla casa del giudice. E la cosa strana è che i giornali non lo rilevano. Nessun giornalista si premura mai di dire: "Ma guarda un po' che strano, il delitto è avvenuto in un luogo molto particolare, troppo particolare, bisognerebbe approfondire un po'." Poi ci sono dei testimoni che testimoneranno la responsabilità di Vigna, e quali? Intanto la moglie del farmacista di San Casciano, Francesco Calamandrei, accusa il marito di essere uno degli assassini, accusa Vigna di essere il compare, e testimonierà, dirà che Vigna sparava e suo marito tagliava. E gli viene fatto un TSO e la donna muore dopo un po' di tempo. Ma anche la moglie di Vigna
nell'83 Carolina Ricci ebbe dei sospetti sul marito, tant'è che lo denunciò a gente e disse: se volete cercare il vero mostro, cercate negli archivi di mio marito o nello studio di mio marito, adesso non mi ricordo, insomma. Quindi indicava il marito come il mostro di Firenze. Dopo una settimana circa, 10 giorni, venne investita da un'auto. L'auto ovviamente non verrà mai individuata, l'investitore non verrà mai individuato, e chiuse la testimonianza della signora Ricci. Vigna quindi si risposerà a una donna, che adesso, di cui non ricordo il nome, a cui ha dedicato il suo ultimo libro prima di morire, In nome della giustizia. Io feci l'articolo su di lui, feci le mie prime conferenze pubbliche indicando lui come l'autore dei delitti. Queste conferenze andarono su YouTube e lui, dopo qualche settimana, pubblicò In nome della giustizia, edito da Burr. E dedicò alla moglie, a questa meravigliosa seconda moglie successiva, il libro, questo libro qui. E lo venne a presentare nella mia città. La prima presentazione l'ha fatta a Viterbo. E una persona che lo conosce bene ha detto: guarda, ti ringrazia tanto, Giudice Vigna, perché quel libro non glielo pubblicava nessuno, perché è un libro effettivamente inutile, proprio non c'è niente di interessante da nessun punto di vista. Quattro banalità messe in croce così, tanto per fare un po' di cassetta. Dice: erano 3 anni che l'editore non glielo pubblicava perché non era un libro molto interessante, ma dopo che gli hai fatto un po' di pubblicità tu, visto che non ti querela per una serie di motivi e non prende soldi da te, perlomeno li prende in questo modo, e quindi ha pubblicato questo libro. Quindi queste sono le soddisfazioni, insomma, del mio lavoro, che non solo non serve a niente perché non mandi nessuno in galera, non c'è niente da fare, fai pure guadagnare questa gente, perché l'assurdità di questo sistema è che spesso, dopo che io dico queste cose, queste persone diventano più potenti. Uno dice: bravo, ma certo, tu sei coraggioso, hai fatto una cosa molto pericolosa. Sì, ti ho fatto pure un favore. Perché in un mondo normale dire una cosa del genere sarebbe una cosa negativa. Nel mondo in cui viviamo, che non è un mondo normale, indicare certe persone con nome e cognome significa che tu giudizialmente non ti succede niente, se no ti fanno pubblicità e può sfuggirgli la situazione di mano. Quindi loro rimangono completamente inattivi e in compenso tu gli aumenti il loro potere. Perché? Perché è ovvio, i nomi che tu fai non da tutti erano conosciuti, in certi ambienti sì, ma molti no, non li conoscevano per niente. Dopodiché questi nomi vengono conosciuti anche da una serie di persone che magari ci lavoravano senza sapere chi erano, che quindi vengono a sapere quello che tu dici e dicono: se magari, non so, Spezzi o Vigna avevano difficoltà a ottenere un favore da quello della stanza accanto, vedete che il giorno dopo il mio articolo la difficoltà non ce l'hanno più, glielo fanno triplo il favore. Dicono: guardi, non si preoccupi, nessun disturbo, anzi, ha bisogno di qualcos'altro? E purtroppo così funziona. Allora, quindi il primo volume comprende sia queste tematiche, quindi si parla dell'omicidio poi di alcuni personaggi famosi, indicando le cause che hanno portato alla vera morte, ad esempio di Pasolini, oppure del cantante Rino Gaetano o di altri personaggi. Poi si parla anche di crisi economica. E uno dice: ma che c'entrano gli omicidi con la crisi economica? In realtà c'entra. Il libro si chiama infatti Sistema Massonico e Ordine della Rosa Rossa. Sistema Massonico perché è un sistema in cui viviamo, un sistema in cui la verità sugli avvenimenti non solo della cronaca, ma anche della politica, dell'economia, eccetera, non vengono detti, e hanno altre cause dietro e ci sono altre dinamiche. Quindi questi poteri, come manipolano le informazioni sui delitti, manipolano ovviamente anche le informazioni sulle principali vicende della vita economica del paese o della vita politica. Quindi la parte che più sono andato a approfondire tra tutte le vicende sociopolitiche che ci riguardano è appunto quella della crisi economica. Perché?
Anche questo è un momento chiave, diciamo, di tutto il mio libro e di tutto il lavoro che ho fatto in questi anni, perché è proprio analizzando le cause della crisi economica che ho potuto capire una cosa che non avevo mai capito fino a quel punto, cioè quale. Sapete, si parla molto di teoria del complotto, no? Cioè, il più famoso in questo è stato David Icke, che molti di voi conosceranno, che quindi parla di un'elite che governa il mondo, che manovra i principali avvenimenti del mondo. E mi era sempre sembrata un po' fantasiosa come tesi. Quando è che ho capito che invece non era fantasia, ma era realtà? Quando ho analizzato le leggi che istituiscono il funzionamento della Banca d'Italia, della BCE e il funzionamento della moneta. Cioè, è lì che ho detto: no, un momento, questo complotto c'è, perché le leggi assolutamente criminali, che possono essere solo il parto di una mente criminale in materia di economia e di moneta, non può se non essere frutto di un complotto, perché sono state votate all'unanimità da tutte le principali forze politiche, e c'è il silenzio su queste cose che adesso sto per dirvi da parte di tutte le forze politiche principali, e allora non si può dire che non è un complotto. Perché come funziona il sistema economico in cui viviamo, la moneta, i soldi, questa entità per cui la maggior parte di noi vive tutto il giorno in funzione di questi? Perché ammettiamolo, noi andiamo a lavorare perché, tranne quei pochissimi che hanno la fortuna di fare un lavoro che gli piace solamente per passione, la maggior parte va a lavorare per prendere lo stipendio a fine mese e per poter scambiare questi soldi con qualcosa. Ammettiamo anche un'altra cosa, che l'80, il 70% di noi ha problemi economici, anche chi magari guadagna 30.000 euro al mese, comunque ha problemi economici, cioè ha problemi di calcoli, di dire: ma rientro in questo, adesso se non ho questa entrata qua, purtroppo devo vendere quest'altra cosa. Quindi chi nel piccolo, chi nel grande, la maggior parte dei suoi pensieri li dedica ai soldi. E la maggior parte però delle persone non sa che cosa sono, cioè perché valgono. Chi dà valore a questi soldi e se se ne può fare a meno e entro che limiti se ne può fare a meno? Allora, i soldi sono, molto brevemente, poi il sostituto del baratto. Cioè, per evitare di scambiarsi beni con altri beni o servizi con servizi, si semplificano le cose e si dice: guarda, allora ti do un'entità sostitutiva del bene o del servizio. In origine c'erano le monete d'oro e d'argento, no? L'oro vale. Io quindi al posto del computer ti do una moneta che pesa 30 grammi di oro e più o meno vale quanto il computer. Queste monete d'oro pesavano un po' e alla fine si è creato il sistema monetario di convertibilità della moneta in oro, ovvero sia si è detto: allora non facciamo più le monete d'oro perché pesano troppo. L'oro lo tengono nelle casse dello Stato le banche centrali. E la moneta corrisponde a una certa quantità di oro, ecco perché la moneta vale. Questo sistema lo crearono i Templari nel 1300, nel 1200. I Templari rilasciavano delle ricevute a fronte dei beni che i commercianti, addirittura i re, davano loro per difenderli. Quindi da una parte il mercante, il commerciante, il re aveva la sicurezza che i templari avrebbero difeso le sue mercanzie, dall'altro evitavano di andare, per esempio, dal Portogallo alla Terra Santa con tutti i beni che potevano, tra l'altro, essere derubati. Invece si portavano una sorta di ricevuta di quello che loro avevano depositato presso i templari. Le commende templari andavano dal Portogallo alla Terra Santa e uno poteva cambiare questa ricevuta con un corrispondente quantitativo di beni, oppure poteva prendere una parte sola dei beni. E gli veniva rilasciato una ricevuta che attestava quanto gli rimaneva. Sistema quindi geniale, inventato da loro e che viene poi usato per secoli da tutti gli stati, e ci hanno sempre insegnato, a me questo mi avevano insegnato quando facevo le elementari, che quindi era il sistema che dovremmo avere anche adesso. Infatti molti sono convinti che il denaro corrisponde a una certa quantità di oro. Eh no, peccato che non è così, perché nel 1944, con gli accordi di Bretton Woods, la comunità internazionale decide
di svincolare la convertibilità della moneta in oro e lega la moneta al dollaro. Cioè, in sostanza, l'Italia poteva emettere un certo quantitativo di lire solo se c'era una corrispondente quantità di dollari nelle casse, non più oro. Allora, sono andato a vedere questa follia come era giustificata nei libri di economia degli anni 50. Perché ho detto, allora, se gli accordi di Bretton Woods sono degli anni 40, del 40, sicuramente i libri di economia successivi giustificheranno questa cosa. Infatti, come la giustificano? La giustificano dicendo che non è vero che non è più convertibile in oro la lira, è sempre convertibile in oro. Perché? Perché siccome la nostra moneta è convertibile in dollari e il dollaro è convertibile in oro, indirettamente la moneta, la lira italiana era convertibile in oro. Geniale, no? Eh sì, peccato che però nel 1974 arriva Nixon con un provvedimento unilaterale, abolisce la convertibilità del dollaro in oro e da quel momento in poi il dollaro è carta straccia e tutte le monete legate al dollaro sono carta straccia. E questo i libri di economia anche dei primi anni 80 si erano dimenticati di dirlo. La maggior parte della gente continuava a pensare che i soldi erano, in realtà i soldi non valgono più niente, sono appunto carta straccia. Questa è la prima assurdità del sistema monetario in cui viviamo. La seconda assurdità è che la Banca d'Italia, che è un ente importantissimo perché è l'ente che controlla le banche, ed è l'ente che fino a poco tempo fa emetteva la lira, poi adesso da quando sono confluite le banche centrali nella BCE e la BCE, ma il fenomeno è lo stesso, insomma la Banca d'Italia comunque svolge una funzione che continua ad essere fondamentale, che è quella di controllo della legalità, corretto funzionamento del sistema bancario. Bene, si scopre che la Banca d'Italia non è di proprietà dello Stato, ma è di proprietà delle banche, cioè circa il 50% di proprietà di Intesa San Paolo, un'altra percentuale, adesso non me le ricordo a memoria, è di Assicurazioni Generali, un'altra percentuale di Monte dei Paschi di Siena, un'altra percentuale di Casse di Risparmio Locali, di cui adesso non mi ricordo il nome. Insomma, lo Stato non è proprietario di Banca Italia, ma il principale proprietario è Intesa San Paolo, cioè il controllato si controlla da solo? E questo giustamente qualcuno ha detto è una cosa geniale come più o meno dare la direzione investigativa antimafia a Totò Riina. Più o meno è la stessa logica, no? Poi quando faccio questa battuta qualcuno dice vabbè l'hanno data a Vigna, la direzione investigativa antimafia. Cioè, aveva ammazzato almeno 16 persone nei delitti del mostro di Firenze, quindi, e non erano certamente gli unici delitti che ha commesso, insomma. Quindi la battuta purtroppo non si possono più fare manco queste battute. Insomma, io quando avevo 40 anni mi sforzavo di fare battute di questo tipo, oggi mi rendo conto che ogni volta che faccio una battuta è più o meno corrisponde alla verità. Quindi non si possono fare. Allora, già questa è un'anomalia assoluta, no? Il controllato dipende dal controllore. Il Ministero del Tesoro, il governo, non ha nessun potere di ingerenza sull'operato della Banca d'Italia e sul funzionamento della Banca d'Italia. Poi tutte le banche centrali convergono nella BCE e la BCE è un ente autonomo, totalmente indipendente, svincolato da qualsiasi controllo nazionale o sovranazionale. Cioè i dirigenti della BCE non sono controllati da nessun governo, neanche dal Parlamento europeo o da organi di tipo europeo, e godono di immunità civili e penali superiori a quelli di cui godono i parlamentari. Cioè, quindi sostanzialmente sono i padroni assoluti dell'economia senza nessun controllo della politica. Capite che è una situazione assurda questa. Oh, e poi come funziona? Vengo all'ultima parte che molti di voi già sanno. Come funziona quindi l'emissione della moneta? Funziona così, che la moneta viene creata quindi dal nulla, perché non vale niente, è carta straccia, da
la BCE, che la presta agli stati, i quali stati dovranno restituire la stessa quantità di moneta più una percentuale di interessi. E allora guardate che già in questa cosa c'è assolutamente un'altra contraddizione immediatamente evidente. Se tutto il denaro circolante viene immesso dalla BCE e deve essere restituito con gli interessi, non ci potrà mai essere in circolazione il denaro sufficiente per restituirlo. Cioè è un gioco che parte truccato in partenza. Pensiamo se giochiamo a Monopoli, no? E si danno un po' di soldi ciascuno. Pensate se tutti dovessero dare tutti i soldi emessi con gli interessi. No, qualcuno dovrebbe finire col cerino in mano. La stessa cosa vale per la BCE, che così funziona. È quindi un sistema truccato. La crisi economica necessariamente doveva venire perché qualcuno doveva crollare prima o poi. Con questo sistema di soldi che non sono mai abbastanza per essere restituiti, da qualche parte il crollo ci doveva essere. Ora, quando sono andato a vedere, ho cercato di ricostruire il sistema bancario italiano, chi aveva votato certe leggi che ci hanno consegnato nelle mani dell'Unione Europea, ho potuto verificare che c'era sempre l'unanimità. Neanche lì si può dire colpa di Berlusconi. Cioè, anche perché non c'era Berlusconi quando era manco nato, quando hanno fatto le prime leggi, no, forse stava nascendo. Quindi non c'è neanche la possibilità di dire è colpa della destra, è colpa della sinistra. Lì l'hanno votata all'unanimità. L'ultimo scempio dal punto di vista economico che è stato fatto con il MES, il Meccanismo Economico di Stabilità, che è una follia di cui adesso non parliamo perché occorrerebbe starci 2 ore per descriverlo. Quindi, comunque, un sistema attuale che costringe gli stati a versare nelle casse di questo mostro dell'economia una quantità di soldi pari a 4-5 volte una finanziaria, poi a noi ci prelevano i soldi dalle tasse che dicono che stanno in crisi, però al MES vanno migliaia di milioni di euro. Ma a parte questo, l'ultima legge è stata approvata all'unanimità da tutti. Tutti i partiti hanno votato i principali provvedimenti, salvo 4-5 astenuti che di cui adesso non ricordo il nome. Allora capite che la situazione è tale da poter dire che sì, che c'è un complotto. A me mi fanno ridere quelli che dicono che il complottista è una persona un po' fragile, ha bisogno di credere in qualcosa, ha bisogno di trovare delle colpe. Ma brutto cretino, ma vatti a leggere le leggi e vedi chi è il complottista e chi è più imbecille, se tu che non te le sei lette, oppure uno che parla di complotti come me o come tanti altri, insomma. Purtroppo sulla gente fa ancora presa. Allora mi ricordo un po' Paolo Attivissimo, che una volta in un programma disse: sono andato a chiedere a degli psicologi perché la gente crede ai complotti. Stavo in un programma in una trasmissione, io avrei potuto dire brutto stronzo, ci crede perché legge le leggi, però non ho potuto dirlo. Perché, capite, sembra una cosa da paranoici, no? Perché la gente crede ai complotti? Lo va a chiedere allo psicologo, perché lo psicologo sa tutto dell'universo, del funzionamento della mente umana, del funzionamento di Dio. Sapendo tutto, sa anche la differenza tra la mente paranoica e no. Quindi sa che il complottista è un paranoico e può dare un giudizio psicologico, perché il nostro problema, anche il mio, è psicologico, cioè io ho bisogno di credere a un nemico. Vabbè, comunque lasciamo perdere queste divagazioni. Quindi nel primo volume c'è prevalentemente la descrizione dei fenomeni, c'è molto di più in realtà, c'è descritta la rosa rossa, cos'è, quando nasce, c'è una storia della massoneria dal 1200 ai nostri giorni, sia pure breve, in modo abbastanza comprensibile. E qualcuno dice che tra i due volumi, il secondo, addirittura cosa strana, perché in genere i primi volumi migliori, il secondo è ancora più interessante del primo. E capisco infatti chi dà questo giudizio, perché effettivamente è nel secondo volume che si va alle origini di questi fenomeni, si va a cercare le cause. Perché, guardate, il problema è molto semplice. Delle due l'una, o veramente
io, Marco Pizzuti, Antonella Randazzo, David Dyke, Tom Bosco, insomma, tutta la redazione, per esempio, di X-Times, una rivista che parla anche di complotti e cospirazioni, cioè, e tutte le altre persone che lavorano in questi campi, siamo matti oppure abbiamo ragione? Ma se abbiamo ragione, se almeno una parte delle nostre analisi è corretta, un sistema del genere non può essere nato in un giorno, non può essere nato neanche in 10 o 20 anni o in 30, ci deve essere qualcosa da ricercare e che trae le sue origini nei secoli addietro, e quindi la cosa va analizzata in chiave storica. E in effetti c'è nel secondo volume questo tentativo di analisi dei perché si è arrivati a questo stato di cose, o meglio, non perché si è arrivati a questo stato di cose, perché sembra che, parlando così, che l'oggi sia una degenerazione di uno ieri che era molto migliore. Non è così, lo ieri era molto peggiore in realtà, quindi andiamo sempre verso il meglio in realtà, perché questi fenomeni che io ho descritto ci sono sempre stati. L'unica differenza tra oggi e ieri è che oggi finalmente se ne può prendere coscienza, oggi l'informazione è molto diversa da un tempo. Un tempo c'erano i quotidiani, c'erano i settimanali e poi c'erano i libri e c'era poca mobilità delle persone, cioè che significava? Tu leggevi oggi una notizia sul mostro di Firenze, poi quella dopo la leggevi dopo una settimana, poi altre notizie te ne davano dopo 15 anni, dopo 20 anni, intanto ti eri formato una famiglia, hai cambiato lavoro 3 volte, ti erano morti le persone, cioè a tutto ti ricordavi tranne a collegare i primi articoli sul mostro di Firenze agli ultimi, no? Oggi invece, quando qualcosa non ti quadra, vai a fare una ricerca e vedi. Dice, ah, ma oggi è successo questo, ma 15 anni fa era successa questa cosa, ma guarda, allora fa un collegamento e riesce a capire molto più di un tempo, con molta più rapidità delle cose. E inoltre c'è più mobilità. Oggi ci sono le librerie esoteriche, ci sono le librerie che trattano certe tematiche, quindi non ci sono solo i testi classici che ci vorrebbero propinare le case editrici a più larga diffusione, quindi al di là del fatto che ci sono case editrici come la Macro, la Uno Editori, che si cominciano a trovare un po' dappertutto, però è anche vero che oggi, se la libreria della tua città non c'ha i libri che c'è, prendi, vai a Torino e chiunque ci va prima o poi, o ci può andare apposta, un'ora di macchina, non so quanto di treno, ma più o meno penso che sia vicino, va in libreria, fa un giro e ritorna. Già all'epoca, quando io avevo 20 anni e leggevo le prime cose sul mostro di Firenze e facevo giurisprudenza, questa possibilità non c'era. Io neanche sapevo che significava entrare in una libreria esoterica, neanche sapevo che esistevano. Quindi oggi c'è una possibilità, insomma, infinita. E comunque, dicevo, sono andato a analizzare le cause. Qui adesso faccio 30 secondi di pausa, prendo una pasticca e bevo un po' d'acqua, che non è una droga, insomma, rhodiola rosa serve per essere un po' più, ecco, anche no, serve anche per la lucidità mentale. Sì, faccio la domanda. Sembrerebbe quasi che restano più dietro, no? Quindi un unico scopo, un'unicamente, un'unica. Però poi appunto parlando del mostro di Firenze invece saltano fuori queste persone che sono proprio vicino a quello che hanno fatto. Allora, per
Per quanto riguarda le motivazioni di questi delitti, bisogna distinguere a che livello della piramide guardiamo. È come se ci fosse una piramide di potere, per cui l'esecutore agisce per determinati motivi, il mandante dà l'ordine per motivi ulteriormente diversi, e chi organizza in grande stile queste cose, o chi organizza i depistaggi, chi dal punto di vista mediatico, per esempio, impedisce che su Mediaset e sulla Rai escano realmente le notizie, hanno uno scopo ancora diverso. Talvolta è possibile che, ad esempio, chi è direttore di un telegiornale non vuole far uscire certe notizie, è possibile che non si sia mai macchiato personalmente di sangue, però sappia che deve obbedire a degli ordini, e gli ordini hanno un motivo che adesso posso anche spiegare. Questi diritti hanno molteplici ragioni dal punto di vista politico, no? Uno però molto importante è quello di condizionamento della mentalità delle persone per indurre certi modi di pensare. E chi è un po' affine al linguaggio spirituale, chi conosce questo termine, avrà sentito parlare di forme pensiero, no? Allora, questi delitti creano delle forme pensiero, cioè creano un modo diffuso di ragionare nella collettività dei cittadini, che è quello che vi sto per dire. A forza di vedere assassini che sono contadini, analfabeti, drogati, dementi, sottotitolati, al massimo, quando proprio saliamo di grado sociale, sono casalinghe e studenti. Ma ci faccia caso, non c'è nessuno che sia un professionista, un politico, un imprenditore di alto rango. Poi ci sono questi delitti a volte, ma non gli si dà il risalto come a Sara Scazzi, come a Yara Gambirato. Ci sono delitti efferati, compiuti da professori universitari, compiuti da notai, da avvocati, o come vittime o come assassini. Penso per esempio uno dei delitti che a me più mi ha sconvolto, perché un mio collega, un caso di Nereto, l'avvocato Masi, viene trovato massacrato a colpi di ascia insieme alla moglie, ed era un avvocato famoso perché era anche presidente di Slow Food Abruzzo. Bene, non una riga sui giornali, non una riga sui non un titolo o una notizia sui telegiornali, non una trasmissione a chi l'ha visto. A questi programmi che invece si occupano sempre di omicidi che hanno appunto un altro scopo, insomma. Un professore universitario, questo mi è capitato in studio a me, Giancarlo Serri, uccide la moglie, professoressa universitaria, non una riga su un singolo giornale. Eppure c'era di che fare un giallo, se chi l'ha visto avesse voluto sbizzarrirsi a trovare le motivazioni dell'assassino e tutti una serie di misteri, ce n'erano a iosa. C'erano passaggi di denaro dall'assassino al conto di altre persone che non sono mai state individuate, perché nessuno ha mai voluto individuarle. C'è il fatto che questo tizio, quando poi è stato assolto, non solo ha continuato a insegnare all'università e continua a insegnare oggi all'università, ma appena è stato assolto è andato a chiedere la pensione di vedovanza della morte della moglie. Cioè, ha detto: mia moglie, cioè, sono vedovo, giustamente voglio la pensione, no? Logico, per legge, e la legge va rispettata, no? Siccome poi all'epoca, perché poi la legge 211 del 2006 cambierà questo stato di cose, per fortuna, ma prima del 2006 chi ammazzava il coniuge poteva andare a chiedere la pensione. Nel 2006 il legislatore ha detto basta con questi coniugi che chiedono la pensione del coniuge che hanno ammazzato, e quindi la legge ha detto esplicitamente: la pensione di irreversibilità non può essere data al coniuge che ha ucciso l'altro. Perché ci voleva il legislatore per dirlo, perché non, da soli non ci potevamo arrivare a principi generali. Non si sanno queste cose, perché sono cose che appunto normalmente non se ne parla. La verità è che cosa è successo? Che questo Giancarlo Serri aveva ammazzato la moglie, va a chiedere la pensione di reversibilità. Siccome la moglie era una professoressa universitaria rumena, la comunità rumena si è un po' incazzata e provava a far uscire qualche notizia. Io e alcuni e altri abbiamo provato a fare una specie di campagna per cominciare a diffondere queste tematiche. A quel punto il legislatore ha fatto la legge, ad agosto poi, agosto del 2006, ha emanato la legge, e quindi ha troncato ogni possibilità di polemica. Secondo me
perché attorno a questa figura di questo professore troppe persone si stavano muovendo, nessuno ancora mai fatto trapelare nulla di ufficiale, insomma, io ne avevo solo cominciato a parlare in qualche conferenza e basta, e quindi hanno bloccato il fenomeno sul nascere, anche perché io non, ora non so quanti sono questi coniugi che ammazzano un altro coniuge e vanno a chiedere la pensione, ma penso molto pochi, insomma, credo, perché qualcuno dice ma se hanno fatto una legge sarà un fenomeno diffuso, io credo che l'abbiano fatta solo per questo professore, però poi non posso giurarci, insomma. Ah, scusi, è vero, non ho concluso, scusi. La forma che si crea è che il professionista non uccide, il politico non uccide, il magistrato men che meno. E quindi tendiamo a fidarci delle istituzioni. Quando siamo davanti a un ufficiale dei carabinieri o a un magistrato, tendiamo a pensare di essere davanti a una brava persona. Quindi spesso, se noi per esempio siamo coinvolti in un delitto, tendiamo a dire tutto quello che sappiamo e tutti i nostri sospetti, senza pensare che abbiamo invece, nella maggior parte dei casi, abbiamo davanti la principale persona che depisterà, quando non addirittura abbiamo l'assassino. Pensate per esempio nel caso del mostro di Firenze, quante persone sono andate negli anni a portare a Vigna le informazioni sul mostro che avevano saputo da qualche parte, che perché avevano assistito a qualcosa, a qualche... magari a qualche fatto collaterale. Per esempio è famosa nel mostro di Firenze un episodio che rimane inspiegabile se uno non sa la verità e che è sempre rimasto inspiegato e inspiegabile in tutti i libri che si sono occupati del mostro di Firenze, cioè il caso del guardone Enzo Spalletti, il quale all'indomani di un omicidio, non ricordo quale, la mattina della domenica disse che il mostro aveva colpito. Ora teniamo presente che erano gli anni 80, quindi non c'era internet, non c'erano tutte le TV che c'erano due canali soli TV, e quindi gli dissero ma come fai a sapere che è stato ammazzato? E l'ho preso dalla TV, disse lui, ma alle 6 del mattino non erano ancora uscite le notizie, quindi non poteva saperlo e i giornali non erano ancora usciti. A quel punto quindi venne sospettato e arrestato per essere lui il mostro. Lui si dichiarava innocente. La cosa curiosa è che non ha mai detto quello che sapeva, non ha mai detto nulla, si è fatto la galera e se la sarebbe fatta senza parlare se il mostro non avesse dopo qualche mese colpito ancora. A quel punto venne scarcerato perché era evidente che non era lui e tutti si domandavano ma perché non parla, ma se non è stato lui perché non racconta quello che ha da dire, perché non dice la verità? È molto semplice, perché lui aveva visto alcune persone uccidere e lì per lì non le aveva riconosciute, se le ha trovate davanti quando l'hanno interrogato e gli hanno domandato scusi signor Spalletti, lei che cosa ha visto? E lui ha detto no guardi, niente, stia tranquillo, non ho visto nulla, sa perché io proprio guardi, se non sbaglio era bionda e coi capelli lunghi l'assassina. E infatti i libri che poi hanno ricostruito la vicenda, i giornalisti hanno fatto finta ovviamente di non capire perché Spalletti non avesse mai parlato e perché sia rimasto questo mistero su Spalletti. Non c'era nessun mistero, è che si è trovato davanti la persona che aveva visto ammazzare, tanto semplice. L'informazione ufficiale non è mai trapelato niente da un'informazione ufficiale. No, si è solo saputo che lui, che Spalletti non aveva mai parlato e non si è mai spiegato il perché. No, di questo giudice sì, sì qualcosa, no, voci tantissime, tant'è che Vigna all'epoca dei delitti del mostro nell'ambiente dei giornalisti che sapevano chi era e che cosa faceva veniva chiamato l'innominabile, perché non si poteva appunto nominare, molti poliziotti pure hanno cominciato a sospettare. Però non c'era la prova, ad esempio c'era un poliziotto che mi ha raccontato che avevano dei sospetti, dice, ma la certezza l'hanno avuta perché che era Vigna, perché un giorno avevano fatto un controllo a sorpresa, un posto di blocco, Vigna aveva sempre da bravo magistrato tutta la mappa, diciamo, dei posti di blocco della polizia, dei carabinieri della zona, però
talvolta i carabinieri o i poliziotti possono improvvisare dei posti di blocco per conto loro, cioè si trovano in pattuglia, non sanno che fare, dice ok, facciamo un posto di blocco per 20 minuti, mezz'ora. Quindi questo posto di blocco era improvvisato, quindi non preventivamente conosciuto da Vigna, il quale viene quindi fermato da questo posto di blocco proprio pochi minuti dopo il delitto del mostro di Firenze. Ovviamente questi poliziotti non sapevano che c'era stato il delitto, lo scopriranno il giorno dopo, e l'avevano visto sudato e tutto concitato. Questa è stata la prova per questi poliziotti che avevano fermato Vigna, che effettivamente i sospetti su di lui erano assolutamente fondati. Il commissario, come? No, quello di Vigna? No, 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 no. Scusi, ma il movente personale di Vigna era unicamente il sadismo, il voler partecipare per gusto, era un serial killer di fatto, E poi c'erano tutti i mandanti, insomma, che avevano altri scopi. Ma c'è comunque sempre un collegamento, c'è anche il fatto dell'informazione che danno, per togliere magari l'attenzione delle persone su magari problemi che sono, che sì, ce ne sono di problemi veramente più importanti. E sono proprio loro che creano queste cose per fare conseguenza. Anche. Certamente, perché ovviamente in un momento in cui magari si sta votando una legge particolare, si deve votare il Trattato di Lisbona, come è successo 3 stati fa, e deve passare in sordina, ecco che si fa una bella strage da qualche parte, e quindi a quel punto la gente si concentra su questo e non si concentra su altre cose. Sì, sì. Praticamente, diciamo che dal punto di vista politico c'è stata la stagione delle stragi. Voi siete giovani, quindi non so se più o meno vi ricordate. Sto lanciando parecchi, sì. Anche sul lato. Ok. La stagione delle stragi, quindi Bologna, Italicus, Piazza della Loggia, eccetera, erano stragi fatte dallo Stato per ragioni di destabilizzazione. Le stragi sono state sostituite con gli omicidi, con Sara Scazzi, Erba, Yara Gambirasi e con altri fenomeni. Però di fatto servono sempre a catalizzare l'opinione della gente, a indirizzare poi i loro modi di pensare. Ok, quindi veniamo adesso alle cause di un sistema così. Vediamo che ore sono. Vabbè, gli dedico un quarto d'ora, 20 minuti, poi dopodiché lasciamo spazio alle domande. Allora, l'analisi storica di fenomeni di questo tipo ovviamente potrebbe partire, è sempre arbitrario, possiamo partire 5.000 anni fa, 3.000, 2.000 o 1.000 anni fa. Nel primo volume, per esempio, ci sono delle analisi che partono dal 1200. Nel secondo volume l'analisi viene estesa e parte dall'anno zero, perché per capire veramente la massoneria e le società segrete bisogna capire prima di tutto il cattolicesimo. Ma per capire il cattolicesimo bisogna capire Cristo, e per capire Cristo bisogna andare all'anno zero e a vedere cos'era successo nell'anno zero. In realtà l'analisi potrebbe andare ancora prima, però appunto noi per comodità riusciamo a capirci di più, perché comunque con i concetti base del cristianesimo più o meno ci ritroviamo tutti, e quindi è facile farla partire da lì. Cristo come personaggio è senz'altro uno dei più rivoluzionari nella storia dell'umanità, piaccia o no, si sia cristiani o no. La venuta di Cristo, come poi lui annuncia anche nel Vangelo, portare la spada e non la pace, in effetti porterà un'ondata di sangue e di guerre senza precedenti nella storia. Perché che cosa succede? Succede che il suo messaggio era talmente innovativo, talmente rivoluzionario e talmente adatto a espandersi nelle classi di tutti i tipi, da quelle più deboli a quelle più forti, che si diffonde come un virus. Ma qual era il suo messaggio? Adesso lo possiamo chiarire solo in pochi minuti. Nel terzo volume poi tutto questo viene ancora di più approfondito. Il suo messaggio era quello che
sinteticamente si definisce l'amore, ma l'amore non l'amore del rincoglionito che dice sì, porgo l'altra guancia, amo tutti, non era così semplice, insomma. L'amore, quell'amore che cantava anche Dante Alighieri, che non a caso apparteneva ai fedeli d'amore, perché erano in realtà cristiani ma non cattolici, quindi erano contro, Dante era contro la Chiesa cattolica, l'amore come forza potente per fare qualche cosa, che ti spinge verso qualcosa o qualcuno. E insegnava una cosa che il cattolicesimo e la Chiesa cattolica ha completamente eliminato dal suo insegnamento, la forza di volontà. Quindi l'utilizzo che la persona può fare della forza di volontà per migliorare la sua vita. Una cosa molto semplice, per utilizzare la tua forza di volontà al meglio, che cosa devi fare? Devi amare. Ma in che senso? Devi amare quello che fai. Per voler cambiare lavoro, devi voler veramente cambiare lavoro, cioè da una parte ti deve fare schifo quello che stai facendo, ma dall'altro devi amare quello che vai a fare. Se tu cambi lavoro tanto per, la tua forza di volontà è minore. Pensate all'energia che scaturisce, ad esempio, da una madre che deve difendere il suo bambino, o anche un padre, perché a voi c'è questa retorica delle madri, però pure i padri, no? Cioè hanno dei figli, e certe volte, se gli fanno del male ai propri bambini, vedete che la donna mite, tranquilla, si trasforma in una belva. Vedete che quel padre che non ha guadagnato troppo per dare a se stesso tutto quello che desiderava, a un certo punto, quando arriva il figlio, si tira sulle maniche, fa tre lavori, ma comunque lo manda all'università, lo fa studiare, gli fa fare una serie di cose, si tira fuori, cioè per amore, una forza di volontà che prima non si aveva. Quindi l'amore come forza che spinge a fare qualsiasi cosa, insegnava Cristo sostanzialmente questo, che è poi l'insegnamento che sta alla base delle principali religioni. Il buddismo anche questo insegna, a dirigere la propria forza di volontà per raggiungere la pace, la felicità, seppure con delle differenze. La meditazione induista quello fa, e così via. In realtà in tutte le religioni c'è un nucleo comune, che è questo. Nelle religioni lì dove ovviamente non si è occultato il messaggio originale, quindi nell'islamismo per esempio i sufi, questo insegnano, la forza di volontà unita all'amore per quello che si fa, per riuscire ad ottenere risultati sia nella propria che nella altrui vita, e in questo il messaggio è uguale a quello cristiano. Poi sono religioni successive che con la Chiesa cattolica, con l'Islam eccetera, hanno tolto tutta questa parte della forza di volontà per lasciare una serie di regole che spesso priva la persona della forza di volontà. Quindi Cristo che cosa fa? Con questo insegnamento particolarmente rivoluzionario mette in crisi il potere politico di allora. E quindi che cosa fa il potere? L'unica cosa che si può fare quando un messaggio è troppo pericoloso, cioè si decide, Roma quindi decide di appropriarsi del messaggio cristiano e fare del messaggio cristiano la religione ufficiale dell'impero. Ovviamente da quel momento in poi c'è la fine del vero messaggio cristiano, cioè ci sarà l'insegnamento che Cristo è venuto sulla terra a predicare l'amore, ma non ti diranno che tipo di amore ha predicato, ti diranno che la Madonna era vergine, ha concepito senza peccato, tutta una serie di cose che ti distolgono però dalla cosa più importante, e ti faranno credere che è tanto importante credere che la Madonna era vergine, tanto importante che se tu lo metti in dubbio ti mettono pure a rogo, e così è tutta una serie di cose, insomma, che poi sono conseguenti alla storia del cattolicesimo, e questa più o meno la conosciamo tutti. Ora, alcuni seguaci di Cristo in segreto continuano a portare avanti il messaggio cristiano vero, e quindi si contrappongono alla Chiesa cattolica e fanno una guerra spietata alla Chiesa cattolica. È così che nascono quindi le società segrete, che hanno diversi nomi nei secoli. All'epoca di Dante Alighieri si chiamavano fedeli d'amore, o fedeli in amore, come dice Carpeoro. Successivamente prenderanno il nome di Templari, Rosa Croce, e poi Templari e Rosa Croce fonderanno la massoneria. Le società segrete però nascono sostanzialmente dal portare avanti il messaggio cristiano autentico, contrapposto al messaggio cristiano falsificato, che è quello appunto che ha portato avanti per secoli la Chiesa cattolica.
In realtà qualcuno dice la Chiesa Cattolica non è che ha portato avanti un messaggio poi completamente falso, sì, là ci ha messo un po' di orpelli, tipo la Trinità, insomma tutte cose che magari non erano proprio prese strettamente dal Vangelo, ma non è tanto quello il problema, è che semplicemente ha epurato l'amore dall'insegnamento, l'amore così come doveva essere insegnato. È l'operazione più grossa che ha fatto il cattolicesimo in tutti questi secoli di storia. Nel 1300 i templari, che non erano appunto cattolici, quindi fedeli alla Chiesa, ma erano fedeli al messaggio cristiano originario, e tanto erano lontani dalla Chiesa che ad esempio andavano d'amore e d'accordo con i sufi, perché con la componente esoterica del mondo islamico andavano d'amore e d'accordo e si scambiavano informazioni, tant'è vero che molti sufi oggi erano anche Rosa Croce. Gabriele Mandel era un sufi ed era anche un Rosa Croce. Dante Alighieri pare che nella sua Divina Commedia abbia inserito tantissimi elementi presi anche dal mondo islamico, proprio per il grande contatto che c'era tra queste due filosofie. Nel 1300 vengono sconfitti i templari, vengono sciolti, viene bruciato sul rogo il gran maestro templare Jacques de Molay, il quale giura vendetta al Papa e all'imperatore, che infatti in pochi mesi moriranno entrambi in incidenti abbastanza anomali, e in realtà la vendetta templare consiste nei secoli prevalentemente nella ricostruzione dei templari in segreto, e in segreto nell'opera di distruzione che i templari hanno fatto sia della Chiesa Cattolica sia degli stati sovrani. Cioè, da una parte i templari e i Rosa Croce hanno minato alle basi il potere della Chiesa Cattolica, gli hanno sottratto sempre più potere, sia temporale sia spirituale. Contemporaneamente si sono preparate le varie rivoluzioni, la rivoluzione francese, la rivoluzione russa, l'unità d'Italia, eccetera, che sono state opera della massoneria. E quindi è la massoneria, nel suo contrasto con la Chiesa Cattolica, che ha sostanzialmente creato i presupposti per lo Stato in cui viviamo oggi. Nel bene o nel male, più o meno tutto quello che c'è lo dobbiamo all'opera che la massoneria ha fatto nei secoli per abbattere il potere della Chiesa Cattolica. Sostanzialmente, se avesse vinto in modo definitivo la Chiesa Cattolica nei secoli, oggi saremmo ancora allo Stato assoluto e al cristianesimo come religione unica e fondamentale per tutti, con il rogo per chiunque dissenta. È grazie all'opera che ha fatto la massoneria nei secoli che oggi c'è una maggiore libertà. Il problema però qual è stato? Il problema è stato che, agendo in segreto e agendo contro la Chiesa Cattolica nell'ignoranza delle masse, che tutto questo non lo sapevano, non l'hanno mai percepito, solo pochi eletti, tra virgolette, avevano accesso a certe informazioni. Solo quindi chi entrava in massoneria o chi era agli alti vertici della gerarchia ecclesiastica, che queste cose invece ovviamente le conosce bene. Tutto questo ha fatto, da una parte, una situazione per cui, diciamo, il 99,9% della gente, dei cittadini, non sa nulla di queste cose. Quindi non conosce le cause dei fenomeni che vive, non conosce le cause della crisi economica, non conosce le cause dell'attuale sistema politico, non vede la maggior parte degli eventi che ci sono in una logica razionale e storica. E questa è la prima cosa grave. La seconda è che, avendo sempre agito in segreto, all'interno delle organizzazioni massoniche, rosacrociane e templari ha prevalso la componente deviata, qualcuno la chiamerebbe nera, cioè quella che ricorre all'omicidio e a tutto, diciamo, tranne che all'adeguarsi al messaggio di Cristo, che è stato completamente snaturato. Quindi è vero che la massoneria nasce perché inizialmente le società segrete portano il messaggio cristiano contrapposto a quello falso, diciamo, della Chiesa Cattolica, però di fatto poi non hanno permesso di conoscere il vero messaggio cristiano alle masse,
e loro stessi non l'hanno applicato, perché si sono fatti una guerra spietata sulla la pelle praticamente dei cittadini. Tuttora si fanno una guerra spietata, e del messaggio cristiano se ne è perso completamente la memoria, sia nell'ambito delle società segrete, sia nell'ambito della Chiesa Cattolica. Quindi oggi si può dire che di cristiano realmente non c'è nulla, né nella Chiesa, né nella massoneria e nelle società segrete. C'è di vero, cioè di ancorato al messaggio cristiano, c'è quello che poi c'è anche in tutte le altre tradizioni, sia religione sia spirituali, che è l'uso della forza di volontà per piegare spesso l'altro, e quindi non solo per perfezionare se stessi, ma depurato da tutta la parte dell'amore, della pace, della tolleranza a cui dovrebbe portare il messaggio cristiano, buddista o induista, quello vero, diciamo così. E quindi è rimasta solamente la violenza, sostanzialmente, quindi solo la parte dell'uso della volontà per sopraffare l'altro, e non era quello però il messaggio cristiano. Quindi bisognerà in futuro recuperare il messaggio cristiano, ma soprattutto bisognerà che la gente venga a conoscenza di come stanno le cose, perché possa poi effettuare scelte più responsabili anche dal punto di vista politico, perché altrimenti la maggior parte di noi perde tempo, come ho fatto anch'io. Sì, destra, sinistra, Renzi sì, Renzi no, cioè, e io non so quanti anni ho perso appresso alle formazioni politiche che mi sembravano più affini, diciamo, al mio modo di pensare, per scoprire di essere preso per il culo, sostanzialmente. Cioè, quanti anni ho dedicato alla rete di Leoluca Orlando per scoprire che Leoluca Orlando è un gran maiale, ecco, per esempio. Oppure per avere dei dubbi sulle principali soggetti che appartenevano alla rete. Quanto in qualche periodo ho creduto a Pannella, che ho pure dato dei soldi, per poi scoprire che Pannella prendeva finanziamenti, questo con documenti alla mano, perciò personalmente, dalla CIA per promuovere l'uso della liberalizzazione delle droghe leggere, e poi altri soldi li prendeva da non mi ricordo quale casa che produceva sigarette, perché così poi se si liberavano potevano mettere queste droghe leggere dentro le sigarette, e poi lui però piangeva miseria e diceva: ah, se non vi tesserate, non so se vi ricordate, questo negli anni, c'avevo 18-20 anni io, se non vi tesserate il partito radicale chiude. È peccato che ha preso non so quante decine di miliardi dall'America proprio in quei giorni. Quindi io gli ho dato le mie 10.000 lire, che erano la paghetta settimanale dei miei genitori, perché con quello campavo all'epoca, e sto stronzo si beccava tutti i soldi della CIA per liberalizzare le droghe leggere. E ecco, per evitare di fare questa fine, noi dovremmo essere sempre più consapevoli di quello che ci circonda, insomma. Adesso, ecco, e qui finisco, questa possibilità c'è sempre di più grazie ai mezzi di informazione che oggi ci sono, e grazie a una maggiore apertura verso determinate informazioni. Va detta una cosa, per esempio, quando mi dicono: ma comunque non c'è libertà, non si può parlare di certi argomenti. Per carità, è vero, non se ne, di queste cose di cui parlo oggi io non se ne parla sulla RAI, non se ne parla sui principali programmi Mediaset, però siamo qua svariate decine di persone e se ne può parlare. Qualche decennio fa no, non si poteva neanche fare questo. Oggi, con un po' di difficoltà, piano piano se ne parla. Qui chiudo, e se volete possiamo cominciare con qualche domanda. Ora. Vai. La mia domanda è: c'è proprio un fattore di andare a privarci dell'atto spirituale e meditativo delle persone? Nel senso che svegli la mattina, vai a lavorare, torni la sera, che poi più accendi la televisione e quello che ti propongo è quello che è. Quindi, di conseguenza, non si ha più del tempo per stare realmente con se stessi, per capire chi siamo e perché siamo qui. E secondo me c'è proprio un collegamento, però quando ho detto questo, cioè le belle cose che sono andata a guardare, si parlava di un fattore di ghiandola pineale, addirittura nei cibi e le bevande, cioè ce la vanno a calcificare, di parla poi di presenza. È una cosa bella, ecco, io quando parlo di queste cose alle persone mi guardano così, non per dire: io ragazzi, cioè il futuro siamo noi, no? Io ho 20 anni, e quando parlo nei coetanei di queste cose, non dicono: quanto c'è?
parlando di conoscenza, però... Guarda, hai centrato una cosa importantissima, che infatti è oggetto di analisi prevalentemente nel terzo volume, cioè la guerra spirituale che c'è. Allora, facci caso, e facciamoci caso tutti. Si pubblicizza di tutto, no? Macchine, preservativi, cose per l'igiene intima, cose che un tempo non era pensabile, però non c'è mai una pubblicità di materassini da meditazione. E sto parlando solo delle pubblicità, non c'è mai, che so, una ditta che produce incensi che fa una pubblicità sul incensi che favoriscono lo stato meditativo. Perché? Perché se ci fosse una cosa del genere la gente direbbe, a breve ad oggi, io a febbraio mi sono portato. No, però una pubblicità sulla Rai. La farò io. Ah, ok. Va bene. No, poi fate caso ai protagonisti dei film e dei telefilm. E ci abbiamo il poliziotto, ci abbiamo il carabiniere, ci abbiamo il prete che fa le indagini, ci abbiamo tutte le tipologie, ma nessuno che nelle tante tipologie di protagonisti che trae, non so, la forza per fare un'opera eroica dalla meditazione o dalla fede cristiana che gli fa avere una maggiore energia rispetto agli altri. Insomma, non ci sono mai discorsi spirituali. Ci sono serie TV. Ero un appassionato di serie TV, mi sono visto tutto Friends, 9 serie, per 21 episodi, 22, non c'è un episodio in cui si parli, non dico di cose spirituali, ma addirittura di politica. Niente, nessun discorso di nessun tipo. Perché? Perché anche la politica, se tu cominci a fare dei discorsi, a meno che non dici le solite banalità, ma in un film si individuerebbero le banalità, eh? Al bar puoi dire quello che vuoi, tanto ti passano, no? Ma in un film devi dire qualcosa di intelligente. Purtroppo se dici qualcosa di intelligente spingi le persone a riflettere. Le persone non devono riflettere. Non so quante volte hanno fatto la vita di, come si chiama, la principessa Sissi, non so quanti film hanno fatto su quella, mai una vita di Buddha, una vita di Krishna, una vita di Maometto. Di Cristo sì, che con sempre le solite cose, però cioè detratta tutta al netto della parte spirituale, la vita di Cristo ce l'hanno fatta assorbire in 10.000 salse, mai comunque col suo insegnamento spirituale. Perché? Perché non ci fanno vedere una vita di Buddha, di Maometto, di Krishna? Perché con le vite dei principali personaggi spirituali tante persone potrebbero indurre a riflettere e a dire: ma fammi un po' approfondire questo messaggio spirituale, fammi un po' andare a leggere il Corano, fammi un po' andare a leggere il Bhagavad Gita. E poi potrebbe darsi che si apra una vita spirituale. Siccome la vita spirituale, la spiritualità profonda è l'unica strada che ti consente di non essere schiavo del sistema e di essere veramente libero, e questa è la cosa che più temono. Quindi in realtà da questo punto di vista non è cambiato nulla rispetto all'epoca dell'antica Roma, sono cambiati i metodi. Quindi nell'antica Roma temevano il messaggio cristiano e la vita spirituale, e la via spirituale la temevano talmente tanto che hanno dovuto in qualche modo cercare di inglobarla, e la stessa cosa fanno ora. Temono, il potere teme più di ogni altro le persone che hanno una loro spiritualità. Perché? Perché queste sono fuori controllo. Sì, perché poi quando c'è la coscienza risvegliata, la ghiandola pineale risvegliata e tutto quanto, dormi meno, sei più riposato. Quindi ad esempio ci fanno essere schiavi del lavoro, di un lavoro di 8 ore al giorno più una serie di cose. Quando invece sei risvegliato tanto da avere la ghiandola pineale molto sviluppata e c'è un livello di energia molto alto, puoi dormire anche 4 notti. A quel punto puoi anche lavorare 10-12 ore al giorno, ma comunque stai sempre sereno e comunque cresceresti sempre spiritualmente. È chiaro che invece la maggior parte di noi, mi ci metto anch'io in questo chiaramente, mangiamo come maiali, cibi sbagliati, la meditazione non la applichiamo, quindi con tutta una serie di regole sballate 8 ore di lavoro al giorno ci distruggono, e quindi poi non abbiamo tempo per fare altro. Sì. Sì. Vai. L'aspetto della signorina Napoli Momento, è quello che credo potrebbe spiegarsi
la ghiandola pineale. Sì, allora la ghiandola pineale è una ghiandola che sta al centro del cervello. Per la medicina ufficiale, ovviamente, non serve a un cazzo. Cioè, è una cosa che evidentemente Dio ha creato l'essere umano perfetto, tutto serve, le unghie, no? la lingua, il mignolo, però poi al centro del cervello, cioè dell'organo più importante, ha detto: ma sai che c'è? C'è rimasto un buco libero, adesso ci metto sta cosa che non serve a niente. Se tu prendi i libri di medicina ufficiale, dicono infatti sì, beh, la ghiandola pineale serve a produrre la melatonina. Al massimo ti concedono questo, che poi l'hanno scoperto da pochi anni, perché sui libri di medicina di 20-30 anni fa c'era scritto che la ghiandola pineale è una parte quasi inerte, sostanzialmente niente. Qualcuno ipotizzava che regolasse i meccanismi del sonno, ma non era una cosa molto certa. La verità è che, stando al centro del cervello, è la parte assolutamente più importante di tutto il corpo umano, perché è il centro di tutte le nostre facoltà più importanti. La facoltà più importante che noi abbiamo non è, ad esempio, la memoria razionale o le capacità razionali e logiche, è l'intuito. Perché se tu sei un grande intelligentone che sa a memoria tutti i libri, ma poi sei carente di intuito, arriva il primo deficiente per la strada, dice: scusa, mi presti un attimo 500 euro, te li do subito fra un secondo, e tu dici sì, ma ha detto che me li dà fra un secondo, glieli dai, e quello scappa. Senza intuito e senza un minimo di improvvisazione, diciamo così, ci verrebbero a mancare delle facoltà che sono invece importantissime. Inoltre, nella ghiandola pineale risiede praticamente la facoltà di chiaroveggenza, chiarudienza, le cosiddette facoltà medianiche. Infatti, con una dieta appropriata, con lo sviluppo tramite la meditazione di queste facoltà, la ghiandola pineale si va a liberare sempre di più e acquisti sempre di più queste facoltà, che ovviamente chi sta al potere fa di tutto per farci perdere. Bada bene, loro, chi sta al potere, sa perfettamente l'importanza della ghiandola pineale, tant'è che nelle società segrete, nei libri di magia, eccetera, si spinge molto sull'uso della ghiandola pineale, sullo sviluppo della ghiandola pineale. Tanto è vero che nella maggior parte dei delitti di sangue di cui che ho nominato, a Erba, Cogne, a Garlasco, la persona che viene uccisa ha sempre il cranio sfondato e la ghiandola pineale sottratta. Però questo loro lo sanno bene. A noi ci dicono che non serve a niente, produce solo la melatonina. E poi ti dicono, poi, se non ce n'hai troppa, vattela a comprare in farmacia e prendi la melatonina, così è a posto, non c'è bisogno della ghiandola pineale. Questo è sostanzialmente il discorso che ti fa la medicina tradizionale. Invece, appunto, sviluppandola si sviluppano delle facoltà che sono importantissime anche per il benessere psicofisico e poi per lo sviluppo di capacità che normalmente sono nella maggior parte delle persone sopite. I bambini ce l'hanno molto sviluppate, la capacità di vedere un po' oltre, no, l'apparenza materiale. Poi, grazie all'educazione che la maggior parte degli adulti dà ai bambini, questi perdono completamente la capacità di vedere oltre la realtà materiale e quindi con gli anni la perdiamo tutti. Però ce l'abbiamo tutti e la possiamo recuperare. Hai capito? Pare proprio di sì. Sì, no, ma il fluoro, la verità è che non è solo il fluoro, è che la maggior parte delle cose che noi facciamo durante il giorno sono assolutamente negative per la ghiandola pineale, ad esempio le radiazioni che emanano dalla TV, i cellulari da una parte surriscaldano il cervello, ma la cosa più grave che fanno è che calcificano la ghiandola pineale. Cioè, una serie di cose che facciamo durante il giorno sono assolutamente negative, insomma, per la ghiandola pineale, che viene sempre più calcificata, ristretta, e infatti invecchiando poi si perdono una serie di capacità e si va verso il cosiddetto rincoglionimento senile, che si potrebbe benissimo evitare se si vivesse in determinate condizioni e con certe modalità. Quindi si potrebbe arrivare tranquillamente a 90 anni, a 100 anni, con una perdita di una parte delle capacità, ma minime, insomma. Allora 90 anni ci arrivano
vecchio, quelli tranquilli. Ma noi moriamo 40 anni di tumore, questo è... Guarda Napolitano. Cioè, Napolitano, Berlusconi, certo, guardate che argilli vecchietti che abbiamo, infatti. E attenzione, Berlusconi e Napolitano non sono neanche tra gli appartenenti alle società segrete, non sono neanche quelli messi meglio, perché loro, dovendo fare una vita pubblica, spesso dopo un po' sono costretti per regole di etichetta a assaggiare delle cose che non avrebbero mangiato normalmente, eccetera. Quindi nel privato probabilmente, presumo, continueranno a mangiare come sempre, ma quando stanno in compagnia di persone devono farsi vedere che mangiano come gli altri, la pizza, eccetera. Infatti non a caso molti, dice, non so se avete visto, non so, Clinton prima e dopo la presidenza, Berlusconi pure, ingrassano come maiali. Ma in realtà questi dovrebbero avere meno tempo per mangiare, no? Uno dice no, perché si muove meno, ma in realtà facendo il presidente del consiglio dovresti da una parte muoverti di più, soprattutto hai meno tempo per stare lì a mangiare, non ti mangi primo, secondo, contorno, dove lo trovi il tempo per questa panza? È semplicemente che cambiano completamente alimentazione per ragioni istituzionali, diciamo, e quindi perdono anche un po' delle capacità che fino a quel momento avevano acquistato grazie a una dieta particolare. E comunque i cibi che loro mangiano sono sempre cibi molto diversi dai nostri, cioè la marmellata che mangia Napolitano è una marmellata spremuta a freddo, quindi neanche bollita, ovviamente senza zucchero, dolcificata con succo d'uva naturale, insomma è chiaro, no? E questa, però è già una concessione rispetto probabilmente alla, alla reale dieta che seguiva prima della presidenza della Repubblica. La meditazione è la... diciamo è sicuramente lo strumento più importante. Il secondo strumento altrettanto importante è l'alimentazione, che deve essere tutto il contrario di quella che faccio io, cioè deve essere l'importante per costa. Beh, con sta panza si vede che la ghiandola pineale, insomma, non è che proprio la sviluppo molto. Cioè l'alimentazione corretta è naturale, che noi sappiamo, quindi bisognerebbe evitare cibi raffinati, bisognerebbe evitare la carne, bisognerebbe e soprattutto mangiare poco, perché non è vero quello che ci dicono che servono tre pasti al giorno. La verità è che questa insistenza sui tre pasti al giorno serve molto a toglierci energie e non a darcele, perché il tempo e l'energia che lo stomaco e l'intestino impiegano nella digestione sono ben superiori a quelli che assorbono dai cibi che mangiamo, sì. Bisognerebbe mangiare una o due volte al giorno, con un pasto principale, e se fai l'altro deve essere molto leggero, e poi con alimenti tutti naturali, e questo serve molto per sviluppare le capacità della ghiandola pineale. Altre domande? Allora, quali Rosa Croce individuo con certezza? Anzitutto bisogna vedere se si intende un Rosa Croce deviato, cioè questi della Rosa Rossa per intenderci, oppure i veri Rosa Croce, quelli che sono venuti, tra virgolette, e lavorano per il benessere dell'umanità. Ci sono una serie di parametri, in genere per esempio questi dalla parte dei buoni, diciamo dei veri Rosa Croce, da una parte sono impegnati in genere nell'attività come la medicina o la cura degli altri, eccetera, e poi si firmano tra di loro le loro opere, cioè scrivono dei libri, ad esempio sono sempre gli stessi che si firmano a vicenda, cioè si danno i giudizi positivi tra di loro, è una specie di marchio di fabbrica. Quindi ad esempio presumo, non posso dire di persone che conosco perché ovviamente non sarebbe carino né corretto, di persone che non conosco e che vivono all'estero, che quindi posso nominare e individuare con più facilità, per esempio Claudia Rainville, che ha scritto Metamedicina, il dizionario della metamedicina e molti libri sulla metamedicina. Non a caso è una medicina molto avanzata, perché a ogni malattia corrisponde una patologia dell'anima, tra virgolette, e si vede la sua appartenenza rosacrociana già dai ringraziamenti, perché ringrazia soprattutto Rose e Roselyn. Quindi uno dice è
uno, già, a parte già il nome, insomma, ma poi di questa qui, già il nome CR, che è l'acronimo di Christian Rosenkreuz, però questo può essere un caso, però dopo quando vedi come mette le impostazioni, che ambienti frequenta, che sono ambienti che uno già ha individuato come Rosa Croce, Battiato, secondo me, è un Rosa Croce della parte dei buoni. Non lo so se è un Rosa Croce, questo non lo so, certamente fa un'opera molto importante, e alcune delle persone che portano avanti le teorie di Hammer e che spingono le sue cinque leggi biologiche e lo studio di esse sono comunque persone che stanno in quell'ambiente e provengono da quell'ambiente. Lui proprio personalmente non lo so, potrebbe essere, però queste persone che sono con lui se lo sacrosi con il teatro che sono immerse a livello nazionale, hanno avuto delle protezioni a determinati livelli in modo da restare il loro servizio di cibo e le loro attività. Sì, Battiato ad esempio ha avuto probabilmente è stato molto protetto da persone attorno a lui e si è spinto non troppo lontano nel voler denunciare il sistema, anzi diciamo che non ha denunciato quasi mai niente, insomma, perché se denunci in modo aperto comunque fai una brutta fine. Lui si è limitato a mettere contenuti spirituali in musica, è una persona che se viene intervistata parla di spiritualità e dice molto chiaramente alcune cose come stanno, non ha tutto il successo che merita e che meriterebbe, cioè lo fanno andare spesso in TV, ma comunque non troppo spesso, ci vanno molto più spesso dei perfetti idioti che fanno una musica perfettamente demenziale, che manco è loro peraltro, quindi e lui è uno di quelli fortunati comunque che è riuscito a fare quello che fa con meno difficoltà di altri, perché la maggior parte, se vengono individuati, in genere vengono anche ostacolati, perché nella la spiritualità positiva non può essere portata in musica, nelle arti, in, pensate, guardate per esempio il percorso che hanno fatto molti presentatori TV, molti personaggi della TV in generale, sono famosi, fanno programmi demenziali, perché la maggior parte dei programmi TV sono demenziali, poi un bel giorno si arriva, tipo Gianmarco Bragadin o Columbro, arrivano alla spiritualità e vengono messi da parte, o comunque fanno, a meno che non sia la spiritualità demenziale di quel credito come Ambrosio, vabbè, quello per carità, a quel punto gli fanno fare libri, cose, perché è ovvio, quello è uno che se lo senti ti allontani dalla spiritualità e dici ok, se i cattolici, i cristiani sono così, io mi faccio sciamano dell'Amazzonia, ecco, se proprio devo aderire a una religione. Certamente non ti invoglia a approfondire il cristianesimo, e quindi lo fanno parlare, lo fanno andare in TV, gli fanno scrivere libri che pubblicizzano. Però per esempio Gianmarco Bragadin, che era un personaggio che per un certo periodo un presentatore abbastanza noto, a un certo punto via, scomparso dalla scena, adesso è anche una sua casa editrice che pubblica libri spirituali, e così molti altri personaggi, insomma. Magari alcuni sono meno conosciuti, penso allo stesso Carpe Oro, che reputo un mio amico, che è un massone, lui era uno che ha prodotto Drive-In, che ha prodotto film importanti come Rimini, importanti, famosi, diciamo, di cassetta come Rimini e altri, e poi certamente c'ha una vita spirituale molto intensa, è molto esperto di simbologia di spiritualità, troppo, e infatti adesso non fa quasi più nulla con tutto ciò che è più a, diciamo, di divulgazione in TV, eccetera, è rimasto confinato ai margini, insomma. Eh sì, purtroppo sì. Quindi il messaggio d'amore che ti portava una liberazione sessuale era sempre a Allora, guarda, il messaggio di liberazione sessuale che portava un certo movimento hippie era falso. Molti hippie non portavano nessun messaggio di liberazione sessuale, portavano un messaggio di liberazione generale, che ovviamente in alcune parti era anche sessuale, no? Così come alcuni l'hanno interpretato anche come liberazione possibile di usare le droghe.
ma la maggior parte degli hippie veri, quelli degli anni 60, non era né un drogato né uno che voleva trombare a destra e a sinistra. Tant'è che uno dei libri più importanti, che era un po' l'icona, il simbolo del movimento hippie, era Autobiografia di uno yogi di Paramahansa Yogananda. Ora io invito a leggerlo e a vedere se c'è un solo invito a drogarsi o al sesso. Addirittura lui predicava la castità e l'ha praticata per tutta la vita, quindi non era certo quello che potevi prendere come esempio di liberazione sessuale. E soprattutto la sua comunità di monaci, lui accoglieva chiunque, poi in realtà faceva corsi di meditazione eccetera, però chi si voleva fare monaco e quindi dedicare la sua vita all'attività del suo ashram doveva essere fare voto di castità. Le droghe e l'alcol men che meno. Il suo allievo principale, Swami Kriyananda, che è morto l'anno scorso, scrive tantissime volte su droghe e alcol per dire che assolutamente non devono essere toccate, perché tra l'altro se con la meditazione appunto ci eleviamo e sviluppiamo la ghiandola pineale, l'alcol inibisce completamente, cioè l'alcol è proprio il modo migliore per non avere mai nessuna percezione in vita tua extrasensoriale di chiaroveggenza e di chiaroudienza. Però le droghe no, i sciamani usano le droghe. Allora sì, alcune droghe sì, la stessa marijuana è una droga che invece aumenta queste facoltà, però è anche vero che lo sviluppo reale della ghiandola pineale ce l'hai quando lo sviluppi da solo e sei in grado da solo di produrlo. Quindi attenzione, è vero che non è una droga pericolosa come dicono, e anzi può dare effetti positivi a livello meditativo, anche di sviluppo spirituale, però è sempre una cosa comunque artificiale. Se tu lo ottieni lo stesso risultato che puoi ottenere con la marijuana solo con la meditazione, l'effetto è più potente, perché lo stesso effetto lo attivi poi quando vuoi. Allora, quindi non si tratta qui di demonizzare la marijuana, che anzi dovrebbe essere per me non solo liberalizzata. Poi c'è Massimo Mazzucco, e lo facciamo un po' di pubblicità, che ha fatto proprio un bel documentario su come e perché ci vogliono vietare di usare la marijuana, che sarebbe invece una sostanza assolutamente da utilizzare. Però il mio non è un discorso quindi morale o di droga, è semplicemente che non è il modo migliore per sviluppare in modo autonomo la pineale, insomma. Altre domande? Il ruolo degli ebrei. Allora, premetto che qui non posso dire di avere la verità assoluta, perché si sta molto nel campo delle ipotesi e delle ricostruzioni storiche, che possono essere anche sbagliate. Senz'altro, diciamo, il dato di fatto oggettivo è che la religione ebraica in qualche modo ha influenzato tutta la massoneria e tutte le società segrete, tant'è che è essenziale per studiare le società segrete e la massoneria la cabala, e il simbolismo ebraico è assolutamente pervasivo in tutta la massoneria. Il simbolismo ebraico sta un po' dappertutto. Arriviamo all'assurdo che le principali case ditte che fanno successo in tutto il mondo hanno tutti nomi che veicolano messaggi importanti dell'ebraismo, anche case giapponesi, che uno dice ma che c'è la Nissan, la Toyota. La Nissan è il mese della Pasqua ebraica, il mese di Nissan è il mese di aprile. Harley Davidson significa Davidson, figlio di Davide, stirpe di Davide. Che ti posso dire? Guarda, c'è un simbolismo praticamente che richiama i principali concetti della religione ebraica in tutti gli aspetti della vita che noi viviamo. Berlusconi, i nomi dei principali politici spesso veicolano messaggi di altro tipo. Berlusconi è Ber Lux Cohen, figlio della luce di Cohen, degli eletti di Cohen, che sono dei gruppi esoterici più importanti, una delle società segrete più importanti. Di matrice ebraica. A mio parere, questo è però un mio parere personale, nella lotta che c'è stata naturalmente tra varie fazioni, tra vari componenti religiose eccetera, gli ebrei sono quelli che sono riusciti ad agire in modo più efficace
è più potente. Anche gli stessi templari Rosa Croce sono comunque intrisi di simbolismo ebraico nel loro, nella loro simbologia. Non so se c'è un piano finale loro o un piano finale di persone che hanno usato l'ebraismo come veicolo. Più probabilmente è questa la verità, perché cioè, quando uno pensa agli ebrei non deve pensare a un monolite unico, unitario, che pensano tutti allo stesso modo. Qualcuno dice che non sono stati 6 milioni sterminati da Hitler, ma comunque milioni di ebrei sono stati sterminati, ed erano ebrei, e sono stati sterminati sì da Hitler su finanziamento delle banche dei banchieri ebrei. Quindi gli ebrei sono un po' vittime e un po' carnefici, come poi, se vogliamo, un po' tutti, di fatto, alla fine. Perché quasi ogni gruppo alla fine diventa un po' vittima e un po' carnefice, a seconda del punto di vista da cui lo guardi. La Chiesa Cattolica, vista da certi punti di vista, è vittima, perché tutto il potere temporale che aveva nei secoli piano piano l'ha perso a seguito di una serie di vicende storiche che vedono la progressiva perdita di potere temporale della Chiesa. Allora, se la vedi da questo punto di vista, è vittima, però è carnefice, perché sappiamo che ha fatto carne di porco di tutti quelli che si sono opposti e in che modo l'ha fatto. Quindi poi però ci sono dei gruppi che sono al di sopra, secondo me, delle razze e delle religioni, che manipolano le divisioni, anzi, di razza e di religione per i loro scopi. E forse, probabilmente, l'ebraismo in qualche modo, tra tutte le varie religioni che loro potevano utilizzare, era quella che più si prestava a questo scopo. Però io credo che sia un errore vedere negli ebrei il problema. Il problema è in chi ha voluto una certa situazione di conflitto. Ad esempio, nella situazione palestinese e israeliana, è un errore dire colpa dei palestinesi o colpa degli israeliani. È colpa di chi ha voluto questa situazione, di chi ha voluto impiantare uno Stato ebraico in mezzo alla Palestina, creando una situazione di conflitto che era evidente che si sarebbe creata se tu la creavi in quel modo. Quindi non è né degli ebrei né dei palestinesi, è di chi ha detto facciamo questa cosa qui in modo che creiamo un conflitto permanente. Peraltro, guarda un po', un conflitto permanente, una guerra permanente in un luogo che è uno dei più sacri del mondo. Perché Gerusalemme è il luogo dove nascono le tre principali religioni monoteiste, le religioni più importanti al mondo, l'islamismo, il cristianesimo e l'ebraismo. Nascono tutte a Gerusalemme e guardano, casualmente, è la sede più insanguinata della terra dal punto di vista sia storico che... Beh, questo è un livello di analisi che va oltre quello che faccio io, e qui mi fermo. Quello è un'analisi che fai, si chiama così, e va bene. David Icke parla di un'elite che sta al di sopra di tutte le religioni e le razze, che non sono ebrei, musulmani, cristiani o buddisti o giapponesi o cinesi, sono una generazione di esseri che solo di umano hanno solo la veste, diciamo, ma in realtà lui li chiama rettiliani, che sarebbero praticamente i discendenti di una razza che sta da millenni nell'umanità e che deriva da una razza di rettili. Questo va detto che alcuni medici mi hanno confermato una cosa, che il nostro cervello, andiamo ad analizzare, ha una parte che è uguale a quella del cervello di rettili. Sembra una variante del cervello dei rettili. C'è una parte del cervello che alcuni medici chiamano, senza conoscere Icke, cervello rettiliano. Quindi c'è qualcosa di vero in queste analisi di Icke, però lì non riesco ad arrivare perché non sono di mia competenza. Per dire, ok, non arrivo mai al dunque. Beh, questa è una parte che arrivarci da soli, insomma, è un po' difficile, perlomeno con i mezzi che abbiamo, solo con i libri, eccetera. Altre domande? Che pensi
corso, nel primo volume, noi appunto, abbiamo la valutazione del vicino che si chiama Il problema del parto della tendenza TAV, e sul suo libro ho trovato che TAV, se ben ricordo, corrisponde alla 22esima lettera dell'alfabeto ebraico, che vuol dire croce. Quando ho letto questo, che loro sono tanto satanati con questa TAV, vogliono realizzarla, va a finire che poi, oltre a essere un'opera che noi diciamo inutile, è un simbolo che però non riesco, cioè... Beh, Val di Susa, intanto Susa deriva dalla radice ebraica Susan, no? Che significa cosa? Quindi in Val di Susa, nella Val di Rosa, passa la TAV che è la croce, rosa croce. E io capivo che c'era un qualche cosa, però questo l'ho capito grazie a lei, e l'altra non capito. In ogni caso, non TAV. E non croce. E allora praticamente sono... Beh, anzitutto passa su un meridiano energetico di fondamentale importanza la TAV. E poi non a caso il conflitto nasce in Val di Susa, perché lì c'è appunto l'incrocio della rosa con la croce. Questo è quello che è giusto. E praticamente loro vogliono che venga spostata la linea di forza, perché noi abbiamo un'idea. E poi congiunge Mont Saint-Michel, la Cordia, con Gerusalemme, praticamente la Francia. Per consacrare quella terra che non era giusta? No, non per consacrare. Allora, il punto è che Per queste organizzazioni la manipolazione delle energie, non solo delle singole persone ma anche di città eccetera, è fondamentale. Gerusalemme, per esempio, perché è un focolaio di guerra permanente? Perché dal punto di vista energetico è una terra sacra e che emana un'energia potentissima. Non a caso lì nasce Gesù, lì c'è la sede, la Mecca, e lì c'è i principali centri, diciamo, dell'ebraismo. Non è un caso, perché è proprio un luogo che è deputato energeticamente a creare tantissime situazioni per il risveglio dell'umanità. Ma come Gerusalemme ce ne sono altre, ma nessuna come Gerusalemme. Cioè, ce ne sono altre energeticamente paragonabili ma mai identiche. Il Tibet è un altro luogo, ad esempio. E infatti, quando c'è un luogo energeticamente troppo forte, che può elevare troppo spiritualmente il livello del pianeta, si interviene con una serie di guerre, di costruzioni, proprio per abbassare energeticamente il livello e per impedire la crescita spirituale del pianeta. Potremmo anche definirli così. Sì. Ad esempio il Tibet a un certo punto è stato invaso dalla Cina, che non a caso la Cina, contro ogni forma di spiritualità, è assolutamente materialista, eccetera. Che ci fanno col Tibet? Cioè, non è una zona particolarmente importante né dal punto di vista strategico, militare, eccetera. È in realtà una zona energeticamente importantissima che serve per il risveglio del pianeta. Peccato che però questi fanno i calcoli molto male, perché proprio se c'è una zona energeticamente molto intensa e tu vai a disturbarla, a bombardarla in qualche modo, a cercare di coprirla, l'energia si disperde e spesso fa un casino che se rimane concentrata. Infatti sono andati in Tibet, hanno cercato di mettere un tappo sulla spiritualità tibetana e guardate che cosa hanno fatto: hanno spedito per il mondo i monaci tibetani che hanno diffuso il buddismo mai come prima nel mondo. Grazie al Dalai Lama il buddismo si è diffuso ovunque e l'elevazione spirituale del pianeta è cresciuta di molto. Con tutte queste guerre su Gerusalemme,
prima o poi, anzi no, non prima o poi, già da tempo, ci sono persone che si domandano perché ci sono. E più tu fai sì che la gente si domandi, e più quindi la gente va a cercare le vere cause, e più alla fine capisce quali sono le origini di queste cose, e quindi fai un danno spesso anche peggiore. Quindi lì per lì metti un tappo e impedisci l'elevazione spirituale, ma alla fine il caos che ne consegue produce degli effetti che spesso sono ancora maggiori di quelli che loro vogliono, più positivi, certo. Momentaneamente hanno un effetto negativo, e poi però alla lunga potrebbero avere un effetto negativo. Quello che ha provato a fare la Chiesa Cattolica, ha provato a fermare il messaggio cristiano, però non l'ha fermato, perché adesso hanno portato l'attenzione dell'umanità sul problema della Chiesa Cattolica, del cristianesimo, di chi era Cristo, eccetera, e da lì, studiando queste cose, tanta gente capisce meglio addirittura tutta la storia dell'umanità. Quindi forse era meglio che usavano un'altra tecnica, insomma, se proprio volevano. Sul breve periodo sicuramente hanno fatto un'opera per loro positiva, ma sul lungo periodo no. Beh, no, è che pensano al vantaggio immediato, e lì per lì gli conviene fare quello che hanno fatto. Non pensa, per esempio, i Vangeli li hanno manipolati per secoli, hanno nascosto la verità sui Vangeli alle masse. Hanno potuto farlo perché, ma anche sulla Bibbia hanno nascosto la verità, ma è anche sul Corano. No, perché la gente non li leggeva, quindi però la gente non leggeva perché era anche analfabeta e non c'erano i libri in circolazione. Poi a un certo punto, da qualche decennio ormai, tu una Bibbia, un Corano, un Vangelo trovi dovunque, e qualcuno che dice: fammi andare a leggere il Vangelo, che dice? Fammi andare a leggere il Corano, fammi andare a leggere la Bibbia, e scopri che dice cose completamente diverse da quelle che dicono. Perché nella Bibbia non c'è quella storia di Dio, e quel non è un libro sacro come dicono, perché parla di tutt'altre cose tranne che del rapporto tra uomo e Dio. Casomai parla del rapporto tra popolo di Israele e Dio, è una minima parte poi della Bibbia. I Vangeli, c'è di un Dio che poi... sì. I Vangeli che ci hanno detto alcune cose sui Vangeli, quando poi tu li vai a leggere vedi che sì, alcune cose ci sono, ma altre sono poste in modo completamente differenti da quelle che loro ci insegnano, e soprattutto ti puoi fare una serie di domande. Ad esempio, perché il Vangelo di Luca c'ha una genealogia della vita di Gesù diversa da quella di Matteo? Cioè, uno che comincia a farsi qualche domanda, poi le risposte le trova. Il Corano, che uno dice sono così, sono intolleranti, fanno la guerra agli infedeli, quando lo leggi c'ha le stesse frasi che dice il Vangelo sull'amore, sulla compassione, sul rispetto, anzi addirittura nel Corano c'è, a differenza di quello che invece troviamo nella Bibbia, perché una parola così tollerante non c'è, nel Corano c'è una sura che dice: se Dio avesse voluto una sola strada per arrivare a Dio, avrebbe creato una sola religione. Ne ha create tante, perché ciascuna religione è una strada diversa per arrivare a Dio. E questo è il Corano intollerante, i musulmani che sono cattivi, che vogliono la morte dell'Occidente, ma manco per niente. Una frase così tollerante non esiste nella Bibbia. Perché non vogliono farci evolvere spiritualmente? Non ci vogliono far evolvere perché la persona evoluta spiritualmente non è attaccabile dal sistema. La persona evoluta spiritualmente se ne frega se non c'ha abbastanza soldi, perché sa che comunque arriva alla fine del mese. La persona evoluta spiritualmente se ne frega se deve dire la verità su una cosa, perché? Perché se lo mandano in galera se ne frega. Ma perché il sistema continua a esistere? Perché ne hanno un vantaggio. Quale vantaggio? Quello di dominare sulla massa. Se si dicesse la verità a tutti e tutti fossimo in grado di scegliere i migliori, per esempio, governanti, e quelli che stanno adesso al potere andrebbero tutti a casa. Perché qualcuno sì. Si alimenta di sofferenze malefiche, perché sì. Altrimenti si chiamano le vite. Questa è la parte ancora più stupida. Ancora più bella. Guarda, la vogliamo.
che le persone, anche adesso, no? Questo 9 dicembre, l'Italia che si ferma, le persone che comunque vivono e hanno un'idea di quello che vedono, vanno in piazza perché c'è Berlusconi seduto, non perché c'è sopra il diritto di Mario Renzi. Cioè, quello che, quando io parlavo con le persone, il mio messaggio era quello: vai oltre, non fermate Berlusconi nel cassato di mangiare in più, perché chi c'è sopra è di chi c'è sopra di dire, non paura, perché sono utenti. Loro avrebbero paura di noi una volta che siamo tutti risvegliati. Però è proprio un fattore di farci vivere nell'irrealtà, no? Cioè, un buon consistente, ci fanno vivere nell'irrealtà proponendoci determinate cose, e poi una volta che sei tutti presi, io guardo, se mi dicono la guardo, è lì sopra il mobile. Il computer lo uso per informarmi, però molto spesso mi ritrovo davanti anche a questa, per esempio, ci sono guardi. Però, sto proprio cercando di togliere. Quanti anni c'hai tu? 20. Vabbè, guarda, tu comunque sei già tanto fortunata, perché magari avessi potuto io a 20 anni accorgermi di tutte queste cose. Tu pensa, quando ne avrai 50, come me, quante cose saprai più di me adesso. Spero di fare come lei, guarda, veramente, di riuscire a fare del, forse fare del bene alle persone, è tirare fuori la verità. Ok, tante cazzate, perché abbiamo un mondo di cazzate. È così. Lo so. Cioè, io ho 20 anni e vedo i miei coetanei, quello che mi stavo dicendo, che si interessano a delle cose, che dico, cavolo, cioè, quando io siamo anche della musica, che anche lì c'è del marcio, ok, ascolta la musica, ma concentra le tue energie su quello che veramente ci può rendere libero, non siamo libero, le catene trasparenti, ma ci sono. È giusto che ognuno di noi sappia la verità, se perlomeno sappia, se ognuno sa ciò che vuole. Almeno questo. Eh già. Ma ora scusami, una domanda comunicatore. Non penso che un'epoca mia problemi, cioè io ricordo che non sono importante, ricordo quando avevo la grande, e allora c'erano ancora i punti che pensavano assolutamente in costituzione. Le note di classe, la questione operante, si può vedere in questi palazzini sul punto del mondo. Adesso in quest'epoca c'è un'altra lettura delle cose di uomo. Non pensi che un'epoca abbia diversi modi di fare la realtà? Bella domanda questa. È una domanda che mi sono fatto io poi molte volte, sì. Allora, certo, ogni epoca ha avuto le sue soluzioni, no? Nel Medioevo la soluzione era la Chiesa Cattolica, casomai ti mandavano a rogo, la soluzione te la davano pronta, insomma, perché quindi se non vuoi finire a rogo devi comportarti in un determinato modo, pensare in un certo modo. Negli anni 60, è vero, c'era tutto uno schema di pensiero che sembrava la soluzione. Diciamo che la cosa la vedo in questa prospettiva qua. Vediamo gli esempi e i modelli che ci vengono proposti. L'aspirazione dell'essere umano, di chiunque, in ultima analisi, anche che non lo ammette, è la felicità. Ciascuno di noi vuole qualcosa, che sia più conoscenza, che sia capire meglio il sistema, che sia cambiare lavoro. Perché? Perché pensa che comunque sarà più felice. L'aspirazione massima è la felicità massima per ciascuno di noi. Allora io mi baso sui modelli. La persona che predica e mi dà la soluzione è un modello? Allora, quando vedo D'Alema, quando vedo Renzi, non mi pare che siano un modello di niente per me. Quando vedo il Dalai Lama, per me sono un modello. Quando vedo alcuni rabbini ebrei, per esempio penso a Yehuda Berk con i suoi libri sulla Kabbalah, può essere un modello di pensiero e di fare. Quando vedo alcuni santi cristiani possono essere un modello e mi ci ritrovo nel loro modello proposto per essere felice, e quindi per me effettivamente la strada è quella, siccome poi è quello che ci hanno nascosto per secoli, e anche di questo ne possiamo essere sicuri, insomma, se ci riflettiamo un attimo, pensiamo a tutti i santi, no? Alla guerra che la Chiesa Cattolica ha fatto ai veri santi, quando arriva Padre Pio, giù, guerra. San Francesco e comunque doveva essere ostacolato e doveva... Poi i santi che fanno santi senza problemi sono quelli, guarda un po', che però predicano la violenza, San Bernardo che crea l'ordine templare e predica
l'omicidio degli infedeli, dicendo che non è un omicidio ma un malicidio. Ecco, quelli sono i santi che non hanno avuto problemi con la Chiesa Cattolica. Un Padre Pio invece ce l'ha i problemi, e allora mi dico che lì probabilmente è la soluzione in quello che Padre Pio mi proponeva, che però poi, almeno io personalmente nel mio percorso, ho scoperto essere la stessa cosa che mi propone il Dalai Lama, la stessa cosa che mi propone Gheuda Berg, che è un cabalista e rabbino ebraico, che Gheuda Berg, sì. Gheuda Berg è uno che ha scritto della cabala ma in forma molto semplificata, in realtà se tu li leggi sembrano gli stessi concetti, potrebbe dirli un Paramahansa Yogananda, un Osho, uno di questi maestri spirituali. Quindi alla fine mi riconosco nelle persone che io riconosco come maestri e che, guarda un po', hanno però un nucleo comune, e allora lì mi sento di non essere preso in giro, anche perché poi mi sembra che in effetti, quando vado a vedere il sistema come ragiona, cioè il sistema ufficiale, cosa cerca di fare? Proprio di levarci questi modelli, fa una vera e propria guerra a queste persone, a questi modelli. È lì che mi dico che forse quel modello lì quindi è giusto. Io pensavo che nel primo anno 60 avevano teorizzato il cellulare, ma non sono modelli spirituali, però. E quindi la discriminante. Infatti, Che Guevara era un modello contrastato dalla destra, ma dalla sinistra osannato e portato avanti. I libri su Che Guevara si sprecavano nelle librerie, e tuttora ce ne sono. I libri su Paramahansa Yogananda non li trovi, cioè non sono editi da case editrici normali, sono editi dal gruppo che ha seguito Paramahansa Yogananda e che porta avanti il suo pensiero, la spiritualità, sì, che è quello che è la grande guerra che questi poteri fanno all'essere umano. Ci sono questi limiti di continuità di sopra di noi. Se volessimo semplificarla, è l'elite finanziaria. L'elite finanziaria che sta dietro alla politica. Però attenzione, dietro alla politica c'è un'elite finanziaria che oggi è venuta un po' allo scoperto, un Monti, un Letta, questi erano quelli che stavano nelle retrovie prima e che oggi sono arrivati molto allo scoperto, ma non sono loro le menti, perché Monti non è un genio, Monti è un esecutore. Dietro a un Draghi, dietro a un Monti, ci sono delle altre menti assolutamente non conosciute alla massa, individuabili con nome e cognome, perché sono assolutamente segreti come nomi, e sono quelli le vere menti pensanti, e sono quelli che tra l'altro lavorano tutto il giorno per manipolare questi qui. Cioè, una volta che Draghi è Draghi, lui è sostanzialmente incanalato in una via ufficiale ed è, non dico schiavo, ma quasi, insomma, nel senso, lui è un mero esecutore di ordini altrui. Stesso Monti, una volta che diventa Presidente del Consiglio, poi non è che c'ha più tempo libero per pensare, decidere e fare. Altre persone dietro, in assoluta libertà, perché non hanno incarichi ufficiali, decidono, fanno, elaborano e organizzano. Sì, Kubrick in tanti film aveva fatto capire qualche cosa, anche in Arancia Meccanica, già nella copertina, cioè nella locandina c'è l'immagine del triangolo con l'occhio, quindi è proprio una metafora della società massonica e del condizionamento che la massoneria fa, più che la massoneria potremmo dire il potere fa sul cittadino medio, e poi con Eyes Wide Shut, insomma, ha esagerato in esplicitare certe cose, e quindi l'hanno fatta pagare, non è arrivato alla fine del film. Insomma. E questi ranghi più esposti, secondo lei, quanto sono costretti essere in questa direzione? Sono ordini espliciti o è un sistema che ti porta a comportarti in un certo modo? Allora, sono ordini espliciti, loro sanno perché agiscono, ma non sono consapevoli di tutto. Cioè, loro pensano di fare il bene dell'umanità. Monti, in un discorso che trovate su YouTube, ha detto chiaramente: l'Europa ha bisogno di crisi, c'è bisogno di questa crisi per raggiungere l'Unione Europea. Cioè, loro in buona fede pensano che stanno lavorando per un nuovo ordine mondiale, cioè per un mondo unito, in cui adesso sì, c'è qualcuno che muore, bisogna fare qualche guerra, però tutto in nome di una cosa bellissima e meravigliosa che sarà il nuovo ordine mondiale che questi instaureranno, cioè un mondo unito con un vertice unico, e quindi loro pensano di essere dei benefattori.
sanno di stare eseguendo questi ordini. Alcuni di loro esplicitano questi progetti nei libri che scrivono, che poi molti non li leggono, però se uno legge il libro che ha scritto l'ex presidente di Banca Italia Ciampi, che non mi ricordo come si chiama, oppure legge il libro del consigliere Mussolini Cambareri, per dire che negli anni 30 scriveva l'unità del mondo, cioè lui scriveva e lo diceva chiaramente che il mondo deve essere unito e c'è un prezzo da pagare perché questo mondo sia unito, e il prezzo è la seconda guerra mondiale, adesso il conflitto con l'Iran. Tutto questo è fatto perché in futuro comunque sì, facciamo 1 milione di morti, ma la crisi economica, però alla fine avremo un mondo unito fra 100-150 anni, e loro sono convinti di lavorare per un grande ideale che è questo qua. L'esatto contrario del sogno di Giangiano. Di? Giangiano, nelle lettere ai contadini della pace, la povertà e la pace. Sì, non lo conosco, comunque insomma. Voglio informare tutto, lo va a poi la cosa scioccante è che ne parlano anche in più tranquilli, no? E ci lo sa, se ne accorgi, se non lo sa, se ne accorgi, va bene, e nel film è uguale, perché io nell'80% dei film che ho guardato, dopo che sapevo queste informazioni qui, ah, io non guardo neanche più film perché mi viene male, perché ti accorgi, brava, parlano tutto, ma... è una roba contro te, cioè, sì. Guarda, mi fa pensare che ho visto un film degli anni 40, qualche giorno fa, si chiamava, sapete quello di quella principessa che va a Roma, Vacanze Romane. Mi ha stupito, è tantissimo che non vedevo film o qualcosa di simile. La cosa che mi ha stupito è che nella parte finale c'è la principessa che fa la conferenza stampa e le chiedono: ma secondo lei un mondo unito è possibile? E lei dice: certo, sarà. Già parlavano di mondo unito in quegli anni 40, quindi tutte queste cose erano già in serie, solo che chi le vede, chi capiva il significato di questi film, di queste cose ci sono sempre state, e c'è un gruppo di persone nel mondo che le ha sempre portate avanti in modo molto, molto esplicito, poi solo che quando ti passano davanti non le vedi, ciao. Sei consapevole di determinate cose, ti bel caso, ma se no è anch'io che la prendo qua, non se ne rendi minimamente conto. Come loro hanno formato la razza, perché poi appunto il nostro pensiero, come dice lei, è solitamente una loro impressione. Un po' da costante almeno del nostro gruppo potere di gente in ambito politico che abbiamo attualmente sono tutti stati allievi dei gesuiti, che però i gesuiti hanno diciamo educato anche altri politici esteri, e pertanto a volte quei politici Morgan, Rothschild, di Rockefeller, ma chi ha educato i politici per il futuro, quelli che verranno, eccetera, eccetera, loro dicevano: dammi un ragazzo di all'età di 4 anni, un cattolico convinto, eccetera, eccetera. Pertanto la mano lunga dell'educazione delle menti è stata in mano a attualmente, sì, non è sempre stata, no, sì, è attualmente stato così, però che livello sono i gesuiti confronto a quelli che dovrebbero essere oltre i morti, le rotelle, i rocci? Perché io penso che, cioè, noi conosciamo il nome, ma i gesuiti sono solo, secondo me, però lo dovrei approfondire e mi riservo sempre di approfondirlo, però sono un'organizzazione che è una come la massoneria, come le varie società segrete, in cui che non è il vertice assoluto, dietro ci sono altri vertici, ma quelli che sono i veri vertici sono non hanno un colore, un'appartenenza. Funzionari? Sì, sono funzionari a una parte del progetto.
ma le vere menti appunto sono trasversali a tutte le varie fazioni, a tutte le varie politiche, addirittura sono trasversali anche alle differenze di Stato. Mi ricordo, mi ha colpito tanto una volta un intervistatore di una radio iraniana, Radio Teheran, che mi ha intervistato e mi ha fatto dire delle cose molto gravi sulla politica italiana. E io gli dissi, questo era 5-6 anni fa, io gli dissi, guardi, complimenti per il livello di approfondimento che avete, ma non è che adesso le cose che diremo le prenderanno come scusa ulteriore, dire che voi attaccate il mondo occidentale e quindi per venirvi contro. E lui mi disse, no, guardi, non si preoccupi di questo, non è così. Il conflitto tra Islam e Occidente è preparato ai piani alti e si sa perfettamente che ci dovrà essere, indipendentemente da quello che uno dice o fa, perché è voluto da questi vertici iraniani, che sono perfettamente consapevoli. Quindi Ahmadinejad, che fa tanto quello che è contro, ma in realtà non è contro manco per niente, fa una parte, recita una parte, un ruolo che è quello che gli hanno imposto, ma sa perfettamente che il conflitto ci deve essere e comunque non si può evitare, quindi fa semplicemente il ruolo che gli hanno imposto. Questa cosa mi ha molto colpito, perché soprattutto ho detto, beh, però voi giornalisti siete molto consapevoli se parlate così. E lui mi disse, sì, perché in Iran a certi livelli c'è più persone che da voi. Infatti io ho detto, ma come, scusa? Allora lui mi ha spiegato, sì, perché vede, da noi le persone colte in proporzione sono di meno, quindi il fatto che un po' di persone sappiano la verità non disturba il potere, le masse sono abbastanza controllate. Da voi certe informazioni non possono uscire, perché sennò le masse non le controllate più, quindi l'informazione da voi paradossalmente è più controllata e da noi è più libera. Dice, il risultato finale non cambia, tanto non possiamo far niente lo stesso, e quindi comunque il conflitto ci sarà. E infatti si è visto come sta andando in questi anni, che stiamo sempre più accelerando verso il conflitto con l'Iran, in un modo che è palese, che nessuno vuole insomma fermarlo, perché il conflitto lo vogliono prima di tutto perché tu alla popolazione devi sempre dare un nemico, no? Quindi adesso devi sempre dividere, devi comunque creare delle fazioni contrapposte, perché altrimenti se c'è unità questi si coalizzano contro il potere, quindi la cosa importante è che si coalizzino verso falsi obiettivi. Per quanto riguarda l'Islam, poi c'è un motivo anche di tipo economico, perché l'Islam ha un sistema economico e finanziario più nella teoria che nella pratica, però in teoria se lo importassero da noi potrebbero risolvere i problemi della crisi finanziaria nostra in pochi giorni, senza addirittura cambiare le leggi, perché nel mondo islamico teoricamente le banche islamiche non dovrebbero, non potrebbero prestare a interesse. Cosa fanno? Cosa dovrebbero fare quelle che veramente applicano la finanza veramente islamica? Poi oggi sono molto occidentalizzate, quindi spesso fanno un lavoro diverso, però la vera banca islamica che cosa dovrebbe fare? Non presta alla persona che vuole comprarsi la casa i soldi per la casa, gli compra direttamente la casa, la persona ci va dentro e paga un affitto, quello che noi chiameremo un affitto. Se dopo 3 anni la persona per esempio smette di pagare, non importa, se ne va, la banca non ci rimette, perché gli rimane la casa in più i 3 anni di affitto che si è presa, e la può vendere a qualcun altro. La persona quindi se ne va e non c'ha il mutuo, tutti i debiti che contrae eccetera. Quindi è un sistema che potrebbero fare anche oggi da noi e non ci sarebbero divieti legali, ma non si vuole importare una cosa del genere. Così come il prestito alle imprese è un prestito che è fatto sulla base di un investimento che la banca fa nell'impresa che chiede il prestito. Cioè noi andiamo e diciamo, mi servono 300.000 euro, mi dai 300.000 e tu impresa poi li devi restituire con gli interessi. Invece per quella che in teoria dovrebbe essere la finanza islamica, la banca non ti presta a interesse, ma ti chiede di entrare in società, quindi rischia poi con te e diventa socio. Che significa? Che se per esempio l'impresa fallisce, non c'ha poi il debito con la banca che tutta la vita sul groppone, e la banca ha tutto l'interesse poi a farla funzionare
l'impresa, perché diventa socia gli stessi e guadagna dagli utili dell'impresa. È un sistema che si è applicato da noi, però non ci può essere questa integrazione perfetta, quindi, tra mondo islamico e mondo occidentale, prevalentemente per ragioni economiche, perché ci potrebbero essere, cioè, se ci fosse una compenetrazione delle due finanze e adottassimo la finanza islamica, salterebbe il sistema su cui si basa. Cioè, per renderci schiavi utilizzano il sistema a debito, e quindi una delle contrapposizioni tra i due mondi deriva in realtà da questo. Ho notato che hanno un sacco di banche, e loro anche, quando i negozi chiudono, le banche muoiono. I compro oro perché, proprio perché siamo in crisi, la moneta si sta svalutando sempre di più, fra un po' non varrà più niente, però l'oro, i diamanti, questi continueranno a valere, quindi è chiaro che chi può investe in beni reali, cioè in oro, per ritrovarsi alla fine della crisi con una bella quantità di oro. E quindi sì, e infatti, se ci avete fatto caso, i comproro sono venuti pochi anni prima della crisi, no? Erano ovunque. Perché? Perché molti investitori sapevano già che la crisi ci sarebbe stata e sapevano perché. Bene, c'è altro? Il pensiero. Allora, noi sappiamo di queste crisi, sappiamo di Casaleggio, sappiamo di Eco, sappiamo. Però se sentiamo ad esempio di Battista, di questi giovani, no, che quando parlano sembrano informati, sembrano anche che stanno anche studiando per capire il sistema. Allora, sanno con chi hanno a che fare o stanno al gioco per poter eventualmente... No, molti non lo sanno con chi hanno a che fare. Sono ingenui così? Ma sì, ingenui così. Sapete, noi da fuori è facile parlare, una volta che uno legge certe cose, capisce certi meccanismi, però non è facile, insomma. Io... diciamo che mi occupo di queste dinamiche, di poteri occulti da 10 anni. 6 anni fa ci sarei cascato con Grillo. Oggi non ci casco più, quindi non è che parlo di un'altra vita o dico che io sono talmente intelligente. Cioè, ci sarei cascato, perché avrei detto, beh, però, in fondo... Poi, certo, quando approfondisci un po', alla fine non... cioè, capisci perfettamente che qualcosa non va. E dove lo capisci? Non tanto nelle cose che dice, che sono spesso giuste, quanto nelle cose che omette. La moneta dentro. Perché quando tu capisci che il problema fondamentale creato dalla crisi è il sistema delle banche e la moneta a debito, e vedi che quello non ne parla mai, cioè qualcosa non va, oppure ne parla poco e nelle sedi inappropriate. La massoneria, quando tu fai finta di non sapere che è, non la nomini mai, e no. Ma una mamma che è una massone. Lei viene definito un massone. Ah, guardi, mi piace, ma non ho avuto il tempo di andare a cercare la parola scelta. No, ha detto. Beh, comunque una cosa simile, ha detto che era confessa la sua ignoranza, proprio cos'era la massoneria. Il che poi per un presidente del consiglio gli bisognerebbe dire: allora sei proprio un ignorante, perché. Cioè... Vabbè. Che dite, sciogliamo la seduta? Ok, allora grazie a tutti. Grazie a te. Noi possiamo anche dire grazie a lei. Adesso io posso dire, beh, però non tanti grilli, però io adesso è grazie a persone come lei che rendete disponibili su YouTube le conferenze. Che scrivete libri, aspetta noi naturalmente informati, pertanto lei come tante altre persone state facendo un'opera molto meritoria e grande, e io la ringrazio. Grazie. Allora, io sono spagnolo da Torino, Maria Paola. Bene, riprendiamo la linea dallo studio centrale di Border Nights, grazie a Paolo Franceschetti
e grazie anche a Stefania Nicoletti per la collaborazione. Dunque abbiamo ascoltato in diretta da Aosta la presentazione del secondo volume del libro Sistema Massonico e Ordine della Rosa Rossa. Vi ricordo che domani sera, come ogni martedì, saremo in diretta insieme a Paolo Franceschetti su Web Radio Network per una nuova puntata di Border Nights. E martedì sera, questo martedì, parleremo della medicina del dottor Hammer, quindi nuova medicina germanica, e poi saremo insieme anche a Carpeoro. Grazie a tutti e buonanotte.